Benissimo, mi si sente? Sì. Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati. Io sono Guglielmo Califano e oggi diciamo il compito di dirigere le sessioni. E partiamo subito stamattina con il professor Testi e con il professor Corti. Io vi dico solo, diciamo, brevemente come dire, i loro titoli e le loro pubblicazioni, poi lascio senz'altro la parola. Allora, professor Testa è professore associato di filosofia teoretica presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche dell'Università di Parma e le sue ricerche recenti si occupano della questione del riconoscimento, della nozione di seconda natura, dell'abitudine, delle pratiche sociali, delle nozioni di anafora e ripetizione. Diciamo, accanto all'attività strettamente accademica, svolge, come sappiamo, molte altre attività tra cui dirigere la rivista di poesia, arti e scritture L'Ulisse e coordinare il blog che tutti conosciamo, insomma molto noto e diffuso, Le parole e le cose. E ricordo fra le sue pubblicazioni la curatela insieme a Luigi Ruggio di I, That Is We, We, That Is I per Brill 2016 e la monografia La natura del riconoscimento per Mimesis 2010, mentre insomma, la sua ultima pubblicazione è una curatela con Fausto Caruana, Habits, del 2020, uscita per Cambridge University Press. Invece Luca Corti, che diciamo, discuterà l'intervento del professor Testa, è ricercatore in filosofia teoretica e titolare di una borsa Marie Curie, ricercatore di filosofia teoretica all'Università di Padova. E le sue pubblicazioni, oltre a vari articoli per riviste internazionali, comprendono Ritratti hegeliani per Tarocci 2014 e Pensare l'esperienza per Pendragon 2016. Inoltre è traduttore di due volumi della Nuova Storia della Filosofia Occidentale di Anthony Kenny. Direi che ci siamo. Saluto anche, diciamo, le persone che intervengono online e cedo la parola e il microfono al professor Testa. Il più possibile vicino, glielo metto qui, insomma, poi se mai se lei se lo aggiusta come. Sì. Bene, allora, buongiorno. Innanzitutto grazie agli organizzatori della Testoni e Francesco Campana per l'invito all'Istituto Italiano e a Florinda Albini per l'ospitalità in questa splendida sede. Allora, il mio intervento si intitola La teoria sociale incarnata e i limiti dell'espressivismo normativo. Parliamo oggi della filosofia dello spirito soggettivo e quindi io cercherò di mostrarvi alcuni aspetti della rilevanza attuale di qualche frammento della filosofia dello spirito soggettivo di Hegel nella prospettiva della teoria dell'azione. Questo perché in un certo senso veniva ricordato anche ieri l'ambito della teoria dell'azione, uno di quelli nel quale la Hegel Renaissance, diciamo, negli ultimi 20 anni o oramai, si è maggiormente cimentato. Ci sono vari lavori, da quelli per Francesco Meneconi, passando per Germania Kant, Robert Pippin, anche Robert Brown, che fondamentalmente mettono al centro una riappropriazione della filosofia pratico-pragmatica di Hegel in questa chiave. Ma generalmente, tuttavia, questo avviene sul campo della filosofia dello spirito oggettivo, mentre invece cerco di argomentare che Hegel ha una prospettiva che parte invece dalla filosofia dello spirito soggettivo. Questo è il sommario del mio intervento, dove da prima cercherò un po' di chiarire cosa intendo per espressionismo normativo e quali sono i limiti di questa prospettiva. Poi parlerò dell'abito o abitudine, uso il termine abito nel senso di exis nella slide, perché per ragioni che adesso non sto a spiegarvi, le condizioni dell'exis e quindi alcuni aspetti che riguardano la nozione di embodiment, incarnazione, incorporazione, normatività e causalità. Allora, prima parte, l'espressivismo normativo e la teoria hegeliana dell'azione.
A 40 anni circa dalla pubblicazione del paper di Charles Taylor, Hegel on the Philosophy of Action, and the Philosophy of Action, in un certo senso nella lettura contemporanea di Hegel è diventata egemonica una lettura che sia di tipo espressivista che di tipo normativo, che prende le mosse dalla lettura, interpretazione di Taylor, di tipo espressivista, e la trasforma in una forma di espressivismo formativo. Quindi cercherò in questo di chiarire un po' questa questione. In primo luogo, interpreti contemporanei, quali Michael Kvante, Robert Pippin, Terry Pinkard, Robert Brandon e altri, prendono le mosse dalla distinzione che Taylor faceva tra modello causale dell'azione e modello qualitativo dell'azione, il primo punto. Il modello causale dell'azione, quello ispirato da Donald Davidson, è quello che insiste sul fatto per cui le intenzioni sarebbero intese come un potere causale ex ante, che consiste in uno stato mentale interno e che causerebbe movimenti corporei, secondo una relazione esterna. Questo, diciamo, era il motivo, il modello dominante quando Taylor scriveva la teoria dell'azione, il modello causale dell'azione, al quale Taylor opponeva un altro modello, a suo avviso, di matrice hegeliana e fenomenologica, ma lo continua l'altro riferimento forte, che chiamava il modello qualitativo dell'azione, che si troverebbe in Hegel, secondo il quale invece la relazione tra le intenzioni e le azioni sarebbe intesa non più come una relazione causale esterna tra uno stato mentale e un movimento corporeo, ma sarebbe invece un qualche tipo di relazione espressiva intrinseca da qualificarsi. Vedremo come si applica. Quindi, in questo senso, la rivalutazione di Hegel muoveva dalla ripresa del modello qualitativo dell'azione versus il modello causale dell'azione. Ed è questo un assunto fatto proprio da Taylor, che mi pare sia condiviso dagli interpreti contemporanei che si muovono nella scia espressivista, in questo senso del termine, relazione espressiva tra intenzione e azione. Una seconda assunzione che questi interpreti contemporanei, che facevo riferimento, di Hegel, e che può essere riportata di nuovo all'influenza di Taylor, consiste nella opposizione tra spiegazione causale dell'azione e la giustificazione dell'azione. In base a questa idea, la teoria dell'azione, faccio riferimento per esempio a quanto scrive anche Kvante nel libro tradotto in italiano sulla teoria hegeliana dell'azione, concernerebbe principalmente, se non esclusivamente, come dice anche Robert Pippin, questioni di interpretazione, attribuzione e giustificazione delle azioni, piuttosto che questioni di spiegazione causale dell'azione. Quindi l'influenza, questi interpreti sono espressivisti perché riprendono l'idea fatta propria da Taylor e attribuita ad Hegel, secondo la quale la teoria dell'azione concernerebbe la giustificazione in termini di ragioni piuttosto che la spiegazione in termini di cause dell'azione. La terza assunzione riguarda l'intenzionalismo, quello che chiamo intenzionalismo forte, una assunzione che è propria degli interpreti contemporanei, ma che a mio avviso già si distanzia da Taylor. Taylor non era così intenzionalista, vale a dire l'idea che, riprendendo il modello di Anscombe, secondo il quale un'azione è un evento sotto una descrizione intenzionale nella prima persona, l'idea secondo la quale, citando Quante, solo le azioni intenzionali sono azioni. Un'idea che porta, per esempio, Robert Pippin a fare una forte demarcazione tra azione e non azione, una distinzione tra azione genuina, intesa come qualcosa che viene fatto intenzionalmente, volontariamente, e qualche cos'altro che è meramente fatto da me. Rileggendo in questa chiave la distinzione tra Handlung e Tat.
Una quarta assunzione di questi approcci che consiste nel fatto che le relazioni espressive, intese come relazioni intenzionali di tipo giustificativo, sono intese in senso costruttivista e normativo, cioè come una questione di autocostituzione di stati normativi. Per esempio, Taleb Pinker dice che essere un agente è essere capace di assumere una posizione in una specie di spazio normativo, una posizione che troviamo anche in Robert Brandon, che direi anche in Robert Pinker. Quest'ultima assunzione qualifica, diciamo, in senso forte l'espressivismo di questi autori, mutuato da Taylor, in un senso non tayloriano, cioè in un senso normativo. E in effetti Robert Pippin segnala come questo segnale comporti già una presa di distanza da Taylor. Mentre appunto diciamo paga un tributo a Taylor, per esempio Pippin critica Taylor per non prendere in considerazione i problemi di razionalità, legittimità e normatività dell'azione. Ora cercherò di argomentare che questa svolta, se vogliamo, normativa intenzionalista, soprattutto gli ultimi due punti, in una certa misura contraddice alcuni dei desiderata fondamentali che una teoria espressivista dell'azione, secondo Taylor, avrebbe potuto soddisfare, e in un certo senso è meno interessante. In primo luogo, Taylor criticava la teoria causale dell'azione, quella davidsoniana, a motivo del fatto che, a suo avviso, la teoria causale dell'azione finiva per ritenere che l'unico tipo di azioni fossero le azioni consce e riflessive, e finisse per considerare ogni tipo di attività non riflessa e non conscia e abituale come una nazione. Quindi l'espressivismo veniva introdotto per, doveva essere introdotto anche per rimediare a questo tipo di problema. Avrebbe dovuto cioè superare il dualismo tra azione abituale non riflessiva e azione riflessiva intenzionale, eccetera. Questa sarebbe una delle ragioni della superiorità dell'espressivismo rispetto alla teoria causale dell'azione. Ma se torniamo alle teorie espressiviste normative, cioè che trasformano in senso normativo intenzionalista forte l'espressivismo, noi vediamo che qui il rischio di ricadere nel dualismo tra azione intenzionale e azione abituale, automatica, che era il rischio della teoria causale dell'azione, finisce per riemergere. Ad esempio, Michael Kvant scrive che, nel senso della terminologia che qui abbiamo scelto, l'azione tradizionale non è un'azione, e conclude che l'azione tradizionale presenta un problema per la teoria hegeliana, precisamente in quelle azioni che sono diventate naturali tramite il costume e l'abitudine. Quindi, in questo senso, le azioni abituali o consuetudinali non sarebbero azioni propriamente dette. L'azione nel senso proprio sarebbe qui opposta ad essa. Ora, se noi torniamo, quindi rischio di ricadere per un punto nel dualismo tra azione intenzionale e complemento razionale e riflesso. L'agire abituale e tradizionale non è intesa come azione nel senso genuino, vengo al terzo punto, perdita di vista delle mani. Se torniamo a Taylor, però, mi sembra interessante il modo in cui lui intendeva le relazioni espressive. Secondo Taylor, l'espressivismo è caratterizzato da due aspetti principali. In primo luogo, l'idea che l'attività mentale sia la riflessione di un processo vitale incorporato piuttosto che qualche cosa di dato, e che questa riflessione interna sia mediata in un medio espressivo. Dunque, le attività espressive sono intese innanzitutto come attività che comportano il processo corporeo, gesti, segni, parole dette o scritte,
e i cui primi usi sono relativamente i riflessi e che quindi si sviluppano attraverso un lungo processo di meditazione. È importante sottolineare quindi che in questo senso la nozione di espressione, diceva Taylor, è quella coincide con una autorivelazione come un tipo speciale di pratica corporea e che il principio di quello che chiamerò embodiment, la Verleihung hegeliana, in questo resoconto è cruciale per comprendere il ruolo del medio espressivo. Le relazioni con sé di tipo espressivo sono anzitutto da intendersi a partire da una pratica corporea irreversa. In questo senso, il nucleo delle relazioni espressive, quello a partire dal quale iniziare a comprenderlo, non sono relazioni normative riflessive, come avviene negli autori contemporanei, come Pippin Brandon, ma piuttosto è inteso nel senso di pratiche corporee pre-riflessive. In questo senso, la mossa fondamentale di quello che ho qualificato come espressivismo normativo, la posizione che attribuisco a Pippin Brandin, Carrara e altri, consiste nel ridurre i media espressivi a pratiche normative, e cioè nell'assumere il vocabolario normativo per specificare le pratiche espressive e in questo senso, sottostimando il ruolo del carattere incorporato del medio espressivo. Come cercherò di argomentare indipendentemente da Taylor, ma come in certo senso Taylor sottolineava, la compressione delle relazioni espressive in termini di pratiche sociali, pratiche corporee irriflesse, anche per Taylor, era un punto centrale, anche se poi, della teoria hegeliana dell'agency, intesa come una questione espressiva. Quando si viene, per venire poi alla relazione tra intenzioni e azioni, l'espressivismo, come vi dicevo, assume che ci sia una relazione intrinseca e espressiva tra intenzioni e azioni, nel senso che le intenzioni sono ontologicamente inseparabili dallo svolgersi dell'azione che le esprime. E in secondo luogo che queste intenzioni ed azioni sono inseparabili da come sono espresse nell'attività interpretativa. In questo senso sono inseparabili le intenzioni dal medio corporeo espressivo. In questo senso possiamo dire che l'aspetto centrale della teoria qualitativa ed espressivista dell'azione hegeliana, l'interpretazione che discende da Taylor, è questo principio dell'embodiment espressivo, dell'incarnazione espressiva. E cioè, per citare Taylor, the principle that the subject and all its functions, however spiritual they may appear, are inescapably embodied. No, sono inevitabilmente incorporate. E questo è esattamente il principio a partire dal quale sarebbe possibile superare il dualismo tra azione riflessiva e azione non riflessiva, tra azione e automatismo, e apprezzare, il principio a partire dal quale sarebbe possibile apprezzare il fatto che l'azione può essere qualcosa a volte di non riflesso o non consapevole. Il punto che voglio sottolineare è che il normativismo espressivo ha in qualche modo perso di vista questa questione dell'embodiment, e cioè che da un lato autori come Pippin hanno ripreso la concezione espressivista dell'agency da Taylor, ma dal lato hanno sostituito la lettura metafisica che Taylor dava dello spirito in senso come sostanza monistica con una, credo, più adeguata interpretazione pragmatista dello spirito come un'attività sociale. Ma dall'altro lato questa sostituzione della nozione monistica di spirito con una concezione pragmatista di spirito finisce per intendere questa socialità in termini riduzionisticamente normativi. Cioè, alla base c'è una forma di riduzionismo che è il riduzionismo normativo.
Questo ha condotto, a cosa conduce quando veniamo alla teoria dell'azione? Alla espulsione dell'azione abituale, dal dominio genuino, autentico dell'azione. Ma dal punto di vista anche della lettura hegeliana, conduce a negligere, non vedere quegli aspetti della teoria espressivista dell'azione di Hegel che hanno a che fare con l'embodiment, che hanno a che fare con una certa naturalità dell'azione. Questo non significa che, per esempio, Pinker, nel suo libro più recente, nei suoi lavori più recenti, non diano qualche rilievo alla dimensione della seconda natura o dell'embodiment. Ma il punto centrale è che in questi casi l'incarnazione, l'embodiment, viene inteso come una condizione esterna abilitante dell'azione, piuttosto, quindi, una questione di mera spiegazione causale naturalistica, che non sarebbe pertinente direttamente alla teoria dell'azione, quindi viene vista come una condizione esterna abilitante piuttosto che come qualcosa di costitutivo. Ora, quello che io voglio invece argomentare nel tempo è che è una idea differente, cioè che l'abito, la exis, e il processo di abilitudine come processo causale che costituisce delle disposizioni d'azione, non è solo una condizione abilitante, ma anche ontologicamente costitutiva dell'agens, dell'agenzialità, della capacità d'azione. E che questo modello supera il dualismo tra attività intenzionale e comportamento non intenzionale, ed è ascrivibile, e che ci sono delle risorse hegeliane in questo senso. Vengo quindi alla seconda parte del mio intervento, l'abito o abitudine e le condizioni dell'agency. Allora, e qui vengo alla filosofia dell'aspetto soggettivo, in particolar modo all'antropologia. Ora, l'antropologia, anche nel suo inizio, soprattutto, insomma, cioè, l'enciclopedia dell'aspetto soggettivo e in particolar modo l'antropologia, parla spesso di attività che, una certa forma di fare, un certo tipo di attività che coinvolge degli schemi sensomotori e che è descritta in termini che hanno a che fare con un certo tipo di attività. Ora, se partiamo da un'equazione tra azione e azione intenzionale, allora si potrebbe essere tentati di dire che poiché la coscienza intenzionale non è ancora tematica nell'antropologia, allora, qui, quando Hegel parla di attività, non sta parlando di azioni in senso proprio. Quindi, che tutto ciò non è rilevante per la teoria dell'azione. Ma credo che questo sarebbe un errore derivante da una concezione troppo ristretta dell'azione. Michael Thompson ha dato una serie di argomenti, a mio avviso, per allargare la teoria dell'azione ad includere le attività vitali, prendendo un certo filone aristotelico, che è implicito anche nella posizione hegeliana, tra parte dice alcune cose che sappiamo, che qua proprio l'antropologia piuttosto che Aristotele, e l'approccio che vi propongo invece viene a sostenere che l'antropologia è estremamente rilevante anche per la teoria dell'azione, perché ci permette di apprezzare alcuni, diciamo, assunti alternativi, un modello alternativo nel concepire, nel andare a inquadrare l'azione, vale a dire anzitutto che l'azione e le attività, le azioni vanno viste anzitutto come processi piuttosto che come eventi singolari, a differenza di quanto fa la teoria causale dell'azione. In secondo che questi processi sono da intendersi come manifestazioni di un'attività vitale. Non possiamo avere una teoria dell'azione se non abbiamo una teoria del processo vitale, se vogliamo, della vita. In terzo luogo che l'azione intenzionale è una sottospecie del modello generale su cui quale l'azione cade e non viceversa. Qui appunto non entro nel dettaglio, ho fatto altrove un'analisi in questo senso dell'ontologia della vita nell'antropologia,
Inoltre, nei paragrafi precedenti al paragrafo 409, dove Hegel introduce l'abitudine, Hegel introduce tutta una serie di condizioni dell'attività e dell'azione, come l'individuazione corporea, la separatezza degli esseri viventi, la propriocezione e il senso di sé. Quindi sono introdotti come premesse a partire dalle quali poi analizzare anche quel frammento di teoria dell'azione che viene sviluppato nei paragrafi 409 e 410, dove viene introdotta la nozione di gewohnheit, di abitudine. È qui, appunto, nel paragrafo 409 che la questione, a mio avviso interessante, comincia ad emergere, perché qui Hegel sottolinea il ruolo ontologico che l'abito, come risultato di un processo di abitazione, gioca nella costituzione dell'essere, del vivente individuale. E in particolar modo nell'analisi dell'indurimento, come prima forma dell'abitudine, Hegel afferma che le abitudini sono costitutive del modo d'essere degli individui viventi. Per esempio, nelle letture del 27, scrive: sono quest'abito, abito è il mio modo d'essere universale, ciò che sono è la totalità di quest'abito, non posso fare nient'altro, sono questo. La nozione di abito-abitudine è connessa qui a un senso di agenzialità individuale. Questo modo d'essere dell'abitudine è descritto come qualcosa che mi dota di un certo senso del fare. L'abitudine è un modo universale del mio fare. In particolare è sussunto sotto diverso. È un allgemeine Weise meines Tuns. Quindi questa universalità riguarda la generalità delle disposizioni abituali, il fatto che possono generare una molteplicità di occorrenze particolari. In terzo luogo è interessante che qui le gewohnheit siano qualificate come Möglichkeit o Vermögen, come capacità, risorsa, abilità d'agire e di fare agire. Le disposizioni abituali sono intese come schemi corporei che anticipano possibilità d'azione in una varietà di situazioni individuali. E quindi come una forma, possiamo dire, di incorporata, di anticipazione dell'esperienza. Le abitudini sono qualificate come strutture auto-organizzative, modi auto-universali, autoreferenziali del fare. È questo tipo di Allgemeinheit, o di generalità di Allgemeinheit, che sembra caratterizzare gli abiti, e questa caratterizzazione interna di Allgemeinheit riguarda proprio il loro nesso agenziale. Se ora guardiamo il famoso passaggio 410 che vi lascio qui e che commento, non leggo ma lo lascio esposto, vediamo che l'universalità, il modo universale d'azione in cui l'abitudine consiste è connesso con un senso del prendere possesso di sé. L'anima in questa guisa è il contenuto in possesso. Possiamo dire cioè che Rob Kipping nel qualificare la teoria espressivista dell'azione identifica almeno tre condizioni espressive dell'agency: la ownership, o la titolarità, il fatto che le azioni sono qualcosa di cui ho un certo senso di possesso, di cui mi sento titolare, il fatto che l'idea del rendere conto che nell'azione siamo presso noi stessi, e il terzo aspetto è la negatività. Ora possiamo dire che la nozione di abitudine, per come è qualificata da Hegel, soddisfa tutte queste tre condizioni dell'agency. In primo luogo soddisfa la condizione della ownership o della titolarità, che secondo Pippin distinguerebbe le teorie espressiviste dalle teorie causali. In secondo luogo, nell'abitudine è soddisfatto anche il requisito dell'essere bei sich selber sein, cioè dell'essere presso di sé. Dice che chiamiamo abitudine questo essere presso di sé.
che è un aspetto cruciale, secondo molti interpreti, da Honneth a Pippi ad altri, della teoria hegeliana dell'azione libera. E in terzo luogo soddisfa anche un terzo requisito, che è quello della negatività. In che senso del termine? L'abitudine permette una forma di presa di distanza da sé. L'anima è perciò libera da quelli, in quanto non se ne interessa e non se ne occupa, ed esistendo in queste forme come il suo possesso, è sensibile aperta ad ogni ulteriore attività e preoccupazione. No? Cioè, l'embodiment nell'abitudine consente una forma di autodistanziamento, potremmo chiamarlo di embodiment distaccante, di embodiment diciamo che consente un distacco da sé, ma una forma di distacco da sé che è attuato in forma a sua volta in un formato corporeo. In questo senso, appunto, Hegel, sempre nelle lezioni del 27, scrive che lo spirito è essenzialmente per se stesso nel suo corpo, ma anche contro il suo corpo. Questo essere contro il suo corpo, prendere distanza dalla corporeità, è qualcosa che è attuato in un formato corporeo, attraverso una forma di embodiment di cui l'abitudine è. Insomma, la struttura della negatività viene finanziata già a livello della abitudine, quindi una delle condizioni cruciali dell'exercise si trova a questo livello. In questo senso del termine, non c'è, a mio avviso, opposizione tra principio dell'embodiment e negatività. E in questo senso, questo è un punto nel quale entro un po' più nel dettaglio della lettura di Pippin. Robert Pippin traccia una distinzione tra embodiment dall'altro e negatività dall'altro lato. Cioè, secondo Pippin, il tipo di autorelazione che è una condizione per la libertà e che è di tipo negativo, richiede una negative relation to rather than the immediate embodiment of natural condition states of being. Cioè, l'idea qui è che questa forma del prendere distanza da sé sia qualcosa di intrinsecamente normativo, e in questo senso questo modello finisce per opporre questa relazione negativa normativa ad altri tipi di relazioni causali e corporee. Al contrario, mi sembra che se noi rileggiamo l'embodiment a partire dall'abitudine, vedendo anche come questo indichi una forma di negatività, vediamo come questa capacità di distacco da sé, di presa di distanza, che è una condizione della libertà, sia a sua volta invece costituita proprio attraverso la capacità di distacco attraverso il corpo. Infine, un ultimo aspetto che voglio sottolineare nella lettura della frammenti dell'antropologia è che la formazione di abitudini, per come è descritta nella antropologia, comporta, dà conto anche di un altro aspetto della nostra attività, cioè quello aspetto che è l'orientamento allo scopo, la purposefulness, che non traduco con intenzionalità per le ragioni che immaginerete, perché appunto l'intenzionalità, diciamo, magari lo spiego meglio. Soprattutto quando Hegel parla delle abilità, delle capacità, mostra, sostiene come l'addestramento del corpo rende possibile, veniva citato ieri, rende possibile fare del corpo una specie di medio espressivo attraverso il quale possono essere espressi dei fini e degli scopi. Quindi la relazione espressiva tra azione e scopi d'azione si dà proprio attraverso, è costituita attraverso il training del corpo, che rende possibile fare del corpo un mezzo per l'espressione di fini e scopi. In questo senso, l'abituazione è una attuazione nel comportamento corporeo nella misura in cui incorpora la possibilità di esprimere fini soggettivi in schemi anche motori.
Cioè, detto in altri termini, questo qui siamo a un livello nel quale il processo di abituazione rende conto della possibilità per l'azione di essere orientata allo scopo. Questo non significa che tutte le attività corporee e abituali sono orientate allo scopo. L'indurimento non lo è, ma non semplicemente andiamo, come dire, esercitiamo il nostro corpo a sopportare il freddo. Questo non è una training che porta il corpo a manifestare scoppi in azione, ma nel caso in cui invece ci sentiamo su un albero forte, invece il corpo diventa immediatamente espressivo di scoppi in azione. Bene, allora, detto questo, vengo a riassumere, diciamo, a segnalare tre punti in particolar modo che discendono da questa, diciamo, ripresa della rilevanza dell'analisi kantiana dell'abitudine per la teoria dell'azione. Il primo riguarda la questione dell'incarnazione espressiva e della dimensione intersoggettiva. Nel modo in cui è concepito da Hegel, la Verleibung come il processo espressivo corporeo è qualcosa che riguarda la dimensione individuale, ma che comporta anche un processo di interazione reciproca, quindi non è soltanto una questione intraindividuale. Proprio qua che tra l'altro la rilevanza dell'abitudine viene in gioco. Per esempio, nel paragrafo 401 sull'anima attuale, Hegel scrive che l'embodiment non è soltanto un processo interno che riguarda un singolo corpo, ma è anche qualcosa che esiste per un altro, ha la struttura della, no, è una gestalt, è un processo che mette in connessione, che ha esistenza per un altro, mette in connessione il corpo con un altro corpo. D'altra parte, questo è questo tipo di approccio inizia già nell'analisi del grembo materno, no? Va avanti in questo senso. Cioè, c'è una dimensione comunicativa. Il secondo aspetto, quindi questo per dire che prendere le mosse dall'embodiment non significa assumere un approccio, come dire, individualistico o che non tiene conto della dimensione dell'interazione della socialità, semplicemente significa correggere l'approccio alla socialità in termini, diciamo così, in questi termini. Secondo aspetto riguarda la questione della normatività, nel senso che la nozione di abitudine dà anche conto di un aspetto che riguarda l'emergere di relazioni normative o perlomeno di un tipo di possibile di azione governata da regole. Per esempio, quando Hegel parla dell'acquisizione dell'abilità nello scrivere con la mano, descrive questo come un'attività che è conforme a regole, un modo universale di agire da trasmettere anche agli altri, una regola. Cioè, quindi qui una sorta di soglia inferiore della normatività, che ha a che fare con il fatto che appunto c'è una costituzione di un certo tipo di comportamento. Non tutte le attività abituali sono di questo tipo, secondo me, questo è anche importante, quindi non tutte vanno viste sotto il modello della normatività, ma che comporta l'essere governato da regole. E che non è tra l'altro neanche compatibile, ma questo lo lascio stare, con la dimensione causale, perché comunque è un processo di freddo causale. Terzo aspetto, la questione della causalità. Se diamo questo rilievo all'abitudine nella costituzione dei processi d'azione, allora a mio avviso è da rivedere quella opposizione tra esplicazione causale e giustificazione normativa dell'azione che viene fatta proprio dall'espressivismo normativo. Anzitutto, appunto, quando Hegel tratta, questo perché nell'antropologia Hegel dà un grande rilievo ai processi fisiologici del corpo che giocano un ruolo causale nell'esecuzione di
compiti cognitivi e descrive vari livelli della loro incorporazione. Sottoscrive il progetto di una fisiologia psichica e pensa anche che alcuni processi mentali siano localizzati, per esempio le emozioni. Beh, a parte queste idee possono anche essere peregrine, ma il punto centrale è che le abitudini possono essere descritti anche in termini causali, di relazioni causa-effetto. Perché sono anzitutto pattern di comportamento che hanno correlati materiali nella catena causale del corpo. In secondo luogo hanno effetti causali sull'ambiente e sulla nostra stessa corporeità, cioè hanno istanziano forme di autocausalità. Gli abiti, le abitudini sono causa ed effetto della loro stessa attuazione. È l'idea che adesso non sto, ma viene ripresa nell'attivismo contemporaneo a partire dall'idea che le abitudini siano forme di auto-organizzazione, no? Che istanziano una certa forma della causa su, della causalità su se stesso, sono strutture che si auto-organizzano e quindi la retroagiscono su se stessa. In questo senso, le abitudini ci danno, dotano un certo tipo di potere causale sul mondo e su noi stesse, e sono ontologiche, proprio per questo sono ontologicamente costitutive del nostro agire. Uno degli esempi che fa spesso è quello della posizione retta, un processo di rotazione che lo comportano, dove il comportamento motorio non è soltanto qualcosa che abilita il camminare, ma è qualcosa che lo costituisce. È un'attività che è performata con il corpo, non è però soltanto una condizione causale concomitante, ma è parte di ciò che camminare è costitutiva di questo tipo. Quindi in questo senso del termine, la teoria hegeliana, qui vengo alla conclusione, non riguarda soltanto la giustificazione dell'azione, secondo lo sviluppo normativo contemporaneo, ma riguarda anche la spiegazione dell'azione. Cioè si tratterà di capire che tipo di spiegazioni sono queste. Sono, dal certo senso del termine, spiegazioni costitutive, come sostiene Pollard, evidentemente da Hegel, cioè spiegazioni metafisiche che danno conto della costituzione, da una sorta di grande relazione, ma sono anche spiegazioni che danno conto di certi aspetti, in senso più chiaro, della causalità. Bene, vengo alla conclusione, perché mi sembra di essere giunto al termine. Ho fondamentalmente cercato di argomentare, in modo dando con alcuni frammenti ripresi da Hegel, una cornice nella quale appunto questa resoconto dovrebbe rendere possibile intendere l'azione abituale come qualche cosa che le attività abituali come qualche cosa che può rientrare nel novero dell'azione, quindi come qualcosa di genuinamente facente parte dell'azione, e quindi con il fatto che l'azione non è necessariamente intenzionale, perché molte attività abituali non sono fatte volontariamente, sono fatte automaticamente, ciò nonostante sono delle azioni. L'azione di lavarmi le mani, in un certo modo, è un'azione, e noi possiamo dare delle spiegazioni, anche delle giustificazioni in termini di abitudini. Perché fai questo? Perché sono abituato a farlo. È una spiegazione, un'azione, come sostengono appunto gli interpreti contemporanei, come non so, cioè, che cos'è l'azione. Bene, allora, concludo ricapitolando. In questo senso ho cercato di far vedere che la relazione abituale soddisfa le condizioni dell'agency e che può abbracciare tutti i livelli dell'azione, e quindi l'idea sarebbe di leggere in questo senso l'affermazione hegeliana per cui l'abitudine è una forma che abbraccia tutti i tipi, tutti i livelli dello sviluppo dell'attività spirituale. Cioè, fondamentalmente, noi possiamo intendere le azioni intenzionali a partire dalla loro costituzione, schemi abituali d'azione, e in questo senso dare conto anche del fatto che ci sono forme abituali d'azione, non intenzionali. Ricapitolo allora quello che ho detto in relazione ai quattro assunti dell'espressivismo normativo che avevo introdotto all'inizio, che li ho ripresi qua. Erano quelli che avevo analizzato all'inizio. Ho cercato di offrire una lettura della teoria dell'azione basata sulla nozione di incorporazione, incarnazione a partire dalla filosofia dello spirito soggettivo. Credo che se procediamo in questi termini, noi
possiamo rimanere espressivisti, ma dobbiamo ricostruire l'espressivismo in una forma più naturalizzata, meno normativa. E questo dovrebbe condurci a, in primo luogo, indebolire o abbandonare il terzo assunto dell'espressivismo normativo contemporaneo, cioè l'approccio intenzionalismo forte, quello per cui soltanto le azioni intenzionali in senso forte sarebbero azioni, quindi avere un'azione più larga di azione. E quindi, nello stesso tempo, ci dovrebbe condurre a riformulare le questioni normative all'interno dell'approccio dell'embodiment e non viceversa, l'approccio dell'embodiment all'interno delle questioni normative, cioè dare priorità a quell'aspetto fondativo. In secondo luogo, mi sembra che se apprezziamo il ruolo che l'embodiment gioca nella teoria dell'azione, allora anche il secondo assunto dell'espressivismo normativo, cioè il fatto che la teoria dell'azione abbia a che fare soltanto con questioni di giustificazione e non di spiegazione dell'azione, dovrebbe essere rivisto. Perché in definitiva, se è vero che la nozione di abitudine gioca un ruolo nella teoria hegeliana dell'azione, allora essa ha a che fare non soltanto con questioni di giustificazione e validità, ma proprio con questioni esplicative della struttura dell'azione, che sia della sua struttura metafisica o della sua struttura causale, ma sono questioni esplicative. E poi si tratterà magari di capire che tipo di spiegazione è questa. Infine, anche la prima assunzione dell'espressivismo normativo, cioè l'opposizione tra modello causale dell'azione e il modello espressivista qualitativo, dovrebbe essere riconsiderata. Perché se da un lato Hegel non è vero che Hegel non segue il modello standard causale che attribuisce a stati mentali discreti, individuali, una causalità sul corpo, cioè sicuramente distanzi da questo, tuttavia è pur vero che ci sono dei processi fisiopsicologici e sociali interattivi di abituazione che giocano un ruolo causale nella strutturazione dell'azione. Quindi, in questo senso del termine, la teoria dell'abito e della seconda natura ha un ruolo non solo normativo, ma anche causale. Grazie. Benissimo, grazie al professor Testa per questa relazione, per il rispetto esatto dei tempi. E, diciamo, cederei subito la parola a Luca per la discussione. Aspetta un attimo perché... Senza di questo. Ok. Bene. Allora, mi unisco anch'io innanzitutto ai ringraziamenti a Francesco, a Giulia, a Fiorinda e all'Istituto Tutto per l'invito. Non c'è modo migliore di celebrare i 250 anni della nascita di un convegno come questo, e grazie a Italo per la relazione che mi sembra interessante per almeno due ordini di ragioni. Come avete ascoltato, da una parte da un punto di vista interpretativo Italo fa emergere un elemento cardine del pensiero di Hegel, finora piuttosto trascurato, legato alla nozione di abitudine, di embodiment o incorporamento. Dall'altro, Italo cerca di andare oltre la dimensione meramente esegetica, e questo è un tratto tipico dei suoi lavori, se conoscete, e getta le basi per una proposta filosofica, anche confrontandosi con alcune diciamo letture contemporanee o teorizzazioni contemporanee intorno all'abitudine. I punti toccati da Italo sono molti, io sarò molto selettivo, se volete spero che poi si possa ampliare quello che dirò nella discussione. Quello che proverò a fare è approfondire e problematizzare alcune questioni relative alla nozione di pratiche riflesse incorporate, per usare l'espressione di Italo. In via preliminare le questioni che affronterò sono le seguenti. Primo, la questione della differenza tra abitudine umana e abitudine animale. Mi sembra importante perché è una questione fondamentale per capire la continuità e la discontinuità tra natura e spirito. Italo sostiene che ci sia una certa continuità tra le due dimensioni. Io proverò a problematizzare la faccenda e a sostenere che ci sia invece una discontinuità maggiore di quello che Italo ha sostenuto. Il secondo punto è collegato al primo e riguarda il rapporto tra azione abituale e concettualizzazione. Dunque, la domanda è: come vanno concepite le nostre capacità razionali in relazione alle capacità abituali? In che rapporto sta l'azione abituale e riflessa automatica con la concettualizzazione
razionale di quella zona. Okay. Vorrei provare a capire in che misura su questi due punti Italo si discosti davvero dalle teorie normativiste che ha cercato di problematizzare e invece se ci sia un modo di riconciliare le due diciamo, prospettive. Poi se ho tempo vorrei dire qualcosa sulla nozione di possesso o besizze, sulla nozione di possedere il proprio corpo, ma non so se ce l'ho. Dunque, per provare a articolare i miei due punti ho bisogno di fare una piccola premessa, mi scuso se è un po' ripetitiva rispetto a quello detto da Italo e farò alcuni esempi. Dunque, come faceva notare Italo, l'abitudine è un concetto interessante perché cerca di catturare un insieme particolare di fenomeni, soprattutto legati al corpo, che almeno a prima vista hanno uno statuto speciale, in quanto si trovano, per così dire, a metà, tra quelli che potremmo chiamare semplici eventi naturali e quelli che potremmo chiamare azioni intenzionali. Per eventi naturali intendo eventi come digerire, respirare, battito cardiaco. In questo contesto il concetto di abitudine non trova un ambito di applicazione, no? Posso dire sono abituato a digerire, sono abituato a respirare, insomma. È un uso improprio di tali verbi, sono eventi fisiologici semplicemente. Ora, questo fa sì che gli eventi digestivi o cardiaci non siano sotto la mia responsabilità, non sono azioni, giustamente dicevo, nel senso stretto. E come tali non posso né giustificarli, utilizzando il concetto di abitudine, ma non posso nemmeno spiegarli, usando questo concetto. Se mi chiedessero perché digerisci, sarebbe una buona spiegazione, direi, perché sono abituato a farlo. Ora, però c'è un'altra classe di eventi, dice Italo, che sembrano essere comprensibili mediante la nozione di abitudine. E questi eventi hanno uno statuto diverso. La domanda è, questi eventi sono azioni e in che misura lo sono? Italo sembra voler dire di sì, sono azioni, anche se non sono azioni intenzionali, e la nozione di abitudine li spiega in un certo senso. Quindi la proposta, ripeto quello che è stato appena detto, è di allargare il concetto di azione, includendo le azioni abituali. In questo modo, e qui cito la relazione di Italo, l'antropologia di Hegel fa spazio a un qualche senso di azione naturale che appartiene alla vita animale. Quindi le azioni abituali, sembra di Italo, secondo Hegel, sono forme di azione naturale che possono essere proprie tanto dell'animale quanto dell'essere umano. E questo è il punto che vorrei approfondire, perché su questa comunanza si basa anche la tesi della continuità tra natura e spirito, no? Per poter fare questo approfondimento devo restringere ancora un po' il campo d'azione e operare un'ulteriore distinzione. Quindi chiedo bene se voglio spaccare il capello in quattro, ecco, mi serve per ricostruire la forma dell'intera parrucca, se volete. Perché sotto al concetto ordinario di abitudini vengono raccolti fenomeni tra loro diversi, e lo fa anche Hegel. Io vorrei focalizzarmi solo su uno di questi per capire il problema. Dunque, noi da una parte chiamiamo abitudini cose come alzarsi presto al mattino o fare una passeggiata alle 5 del pomeriggio, come faceva Kant, ok? Dall'altra parte chiamiamo abitudini anche altre cose, e sotto il concetto di abitudine vengono discusse capacità come saper suonare uno strumento, che è frutto di molte esercitazioni, ma anche saper guidare nel traffico o saper giocare a tennis. Queste, anche secondo Hegel, sono attività abituali. Ora, per quanto mi riguarda, io lascerei da parte la passeggiata di Kant, che potrebbe essere detta consuetudine, e vorrei concentrarmi invece su attività come saper guidare il traffico, uno skills, un'abilità, che rappresenta un caso di incorporamento molto discusso e interessante a cui Italo faceva riferimento. Alcuni studiosi discutono queste attività sotto il nome di absorbed coping, attività compiute immerse in una pratica senza essere riflessivamente attivi, okay? Senza riflettere esplicitamente. Dice Italo, giustamente, che questo tipo di azione abituale si caratterizza per due elementi. Il primo è l'automaticità, lo facciamo in maniera automatica, senza riflettere. Il secondo elemento è il carattere appunto irriflesso, talvolta inconscio, all'opera in uno schema corporeo. Se guidate, specialmente se lo fate al mattino presto per andare al lavoro, sapete che non siete sempre sotto totale controllo razionale di quello che sta succedendo. Queste attività, dice Italo, si possono spiegare attraverso la nozione di disposizione. Le disposizioni abituali, qui cito, devono essere comprese come schemi corporei che anticipano possibilità di azioni in una varietà di situazioni. Ora, in quanto particolari disposizioni, o come diceva Italo prima, pattern di comportamento, se non capisco male, possono essere tipiche anche degli animali. L'animale può seguire schemi sensomotori abituali. A questo punto la mia domanda torna in una forma un po' più specifica. In questo caso c'è qualcosa che differenzia l'abitudine animale dall'abitudine umana?
Oppure quando ci comportiamo abitualmente stiamo semplicemente adottando uno schema d'azione, inteso in senso ampio, proprio dell'ordine animale? Per provare a rispondere e capire la serie di problematiche che credo siano implicate nel dare una risposta a questa domanda, si può partire dalla metafora che Hegel usa, e quella dominante ancora nei dibattiti, dell'immersione. Quando agiamo abitualmente siamo immersi dentro una determinata pratica. L'esercizio riflesso di un'attività abituale prevede un automatismo. Allora, come va inteso questo automatismo? Beh, mi sembra che ci siano almeno due modi per farlo. È su questo che vorrei sollecitare l'idea. Il primo consiste nel sostenere che quando l'uomo è immerso in un'attività abituale sta compiendo un'attività sensomotoria analoga a quell'animale, disposizione del comportamento. Ora, alcuni autori, provenienti soprattutto dalla tradizione fenomenologica di stampo francese, quindi Mario Pontini, e in parte gli autori che lavorano nel campo della embodied cognition, a cui lo si rifà, sostengono questa tesi, ossia che l'idea che ci sia un livello di avere a che fare, in cui abbiamo a che fare con il mondo, scusatemi, basato su questi schemi che è corporeo, preriflessivo, addirittura preconcettuale e indipendente dalla capacità propriamente razionale. L'intervento della capacità razionale, se ci muoviamo in questo modello, appare applicata ex post, arriva quando qualcosa va storto nelle nostre attività abituali, insomma, nel traffico c'è un pedone che attraversa. A quel punto interviene la riflessività che interrompe l'attività abitudinaria e non ci distanziamo, facciamo valere la razionalità. Questa è la tesi di Pollard, a cui si faceva Italo, che chiama il controllo razionale Rational Intervention Control, e Italo l'attribuisce anche a Hegel. Nella versione più lunga del suo saggio scrive: per Hegel, se qualcosa va storto, la coscienza può essere recuperata nella sua forma riflessiva e tornare a monitorare i singoli dettagli del compito che viene riaggiustato. Ora, mi sembra però che questa posizione, il modello generale implicato da questa posizione, non sia priva di difficoltà. In particolare ci sono due obiezioni tradizionalmente opposte a questo tipo di prospettiva. La prima è abbastanza semplice ed è detta l'obiezione dell'intelletto distaccato. L'idea è che vi sia un'attività abituale che si svolge a un livello base, automatico, attività vitale, poi si concepisca la capacità razionale come un'attività di controllo. Sembra però essere una concezione che corre il rischio di cadere in un particolare tipo di dualismo, un dualismo che forse volevamo evitare fin dall'inizio, perché sembra ipostatizzare due capacità eterogenee tra loro, due domini separati, e la loro interazione risulta problematica. Sembra che ad ogni intoppo o interruzione dell'immersione pratica nell'azione riflessa siamo proiettati in un mondo di tipo diverso. Nel momento in cui sto guidando nel traffico attraverso il pedone e io, diciamo, divento pienamente cosciente di quello che sta succedendo, sono in grado di riconoscere un pedone in quanto pedone in maniera riflessiva, mi rendo conto di essere parte di un complicato gioco sociale chiamato il traffico, un gioco spirituale, e alla fine decido di evitarlo. Ora, starei facendo qualcosa di tipo totalmente diverso però rispetto al guidare automatico animale, diciamo così. Questo è un problema e risulta difficile conciliare le due dimensioni. Il secondo problema è un problema relativo alla responsabilità, perché il requisito di automaticità è inteso in maniera forte, ossia l'idea che gli schemi motori siano in atto indipendentemente dalle capacità riflessive, razionali e concettuali, è problematico, perché se noi interpretiamo l'abitudine come disposizione su cui non abbiamo controllo, se non quando qualcosa va storto, allora non possiamo essere ritenuti responsabili. La condizione per attribuire responsabilità a qualcuno di una certa azione, anche azione abituale, è che vi sia la capacità di essere in qualche modo riflessivi o saper concettualizzare quello che sta accadendo, no? Tornando all'esempio, se dovessi fare un incidente e quando sono sopra pensiero non posso dire: scusate, ero in absorbed coping, immerso in azione, la razionalità non stava funzionando, quindi non sono responsabile. Il problema, quindi, più generale, è che se concepiamo l'attività abituale come un livello d'azione autonomo, in cui sono opera schemi comportamentali altri rispetto alle capacità pienamente razionali, abbiamo due tipi di conseguenze contributive. Uno, rischiamo di finire nell'idea dell'intelletto distaccato. Due, rendiamo difficili le attribuzioni di responsabilità. E quindi ricadiamo in una forma di dualismo. Ora, dobbiamo interpretare così l'idea di immersione abituale o di attività abituale? E soprattutto Hegel, quando parla di attività abituale, ha questo in testa?
Non necessariamente. Mi sembra che ci sia un'alternativa, la mia domanda è quanto questa alternativa, diciamo, piaccia ai propri, oppure no. L'alternativa è questa, è vedere le capacità concettuali e riflessive come già da sempre implicate nell'azione, anche in quella abituale. Come direbbero alcuni teorici, da cui Italo vuole in qualche modo però distanziarsi, la capacità di riflettere su determinate regole, non semplicemente di esserne guidati in maniera disposizionale, non può essere assente nemmeno a un livello più basso di azione abituale. Ciò significa che anche quando un soggetto si trova immerso nel traffico, il tipo di attività abituale in cui è impegnato non è totalmente inconscio e riflesso, ma c'è comunque un livello di riflessività e attenzione che prevede quantomeno un uso minimale dei concetti. E l'idea di disposizione o schemi di comportamento privi di questa componente razionale, semplicemente abituali, non mi sembra consente di catturare questo aspetto. Ora, i detrattori di questa alternativa, che vede la razionalità umana all'opera fino nel livello più basso dell'azione, ossia fin dentro gli skills abituali, sostengono che si tratta di un'esagerazione, del cosiddetto mito della pervasività del mentale. L'idea è che la razionalità permei ogni aspetto della vita attiva dell'essere umano in una maniera che lo distingue essenzialmente dall'animale. Questa tuttavia sembra essere una posizione, diciamo, meno problematica dell'altra, insomma, non così, non ricade in forme di dualismo forte come la precedente. E mi sembra che ci siano alcuni passi in cui Hegel, a dire il vero, va proprio in quella direzione. Nelle lezioni sulla filosofia dello spirito soggettivo sembra sostenere in maniera decisa una diversità tra azione umana e animale, anche a livello basilare dell'aggettività. L'animale è semplicemente guidato da disposizioni anche abituali, che chiama Hegel, chiama istinto, mentre l'uomo è guidato dal concetto. Scrive Hegel, qui cito, l'animale si attiene alle sue sensazioni, al suo istinto, la sua vitalità contiene la misura di ciò che per lui è buono o non buono. Attraverso la sensazione, un animale sussume, nell'uomo non c'è istinto, bensì la ragione, l'universale. Ora, passi come questo sembrano suggerire che l'automaticità implicata nell'abitudine umana, seppur implichi l'assenza di deliberazione, prevede sempre l'esercizio di capacità concettuale. Ora, se questa però è, diciamo, la proposta, il modo di vedere l'interazione o la comunanza o la coappartenenza di dimensione abituale a dimensione concettuale, mi sembra vada d'accordo con le teorie normativiste, mi sembra che questa posizione sia compatibile con certe cose che dice Italo anche rispetto ad essere immersi in schemi abituali, senza tuttavia dover postulare un'estraneità di questi schemi abituali rispetto alla concettualità. E tuttavia, se assumiamo quest'ultima posizione, dobbiamo forse rinunciare a una delle tesi di Italo, ossia quella della continuità tra regno animale, catturabile attraverso la nozione di agentività naturale, e regno umano. Perché anche a livello più basso, ovvero quello dell'azione abituale, l'attività umana si distingue da quella animale. E mi sembra che bisogna forse anche negare una seconda delle conclusioni di Italo, ovvero che le azioni umane, anche a livello abituale, siano prive di intenzionalità, perché in quanto sono guidate da concetti, hanno una dimensione intenzionale, non semplicemente automatica. Mi sembra però che questa sia una discontinuità meno problematica, a mio avviso, si possa tollerare meglio rispetto alle forme di dualismo su cui insiste una, diciamo, nozione forte e indipendente di abitudini. Ok, ho parlato troppo. Mi fermo qua, spero di aver mostrato come, per rispondere a una questione abbastanza specifica, cioè la distinzione tra abitudine umana e abitudine animale, implica affrontare una serie di questioni importanti, cioè il rapporto tra dimensione animale, quindi tra spirito e natura, la problematizzazione dell'idea di azione, l'idea di incorporamento, che rendono le pagine di Hegel sempre considerate in qualche modo minori, ancora potentemente attuali. Grazie. Sì, benissimo. Grazie a entrambi i relatori per i loro contributi, che direi hanno, diciamo, non solo vagliato la contemporaneità di Hegel, ma anche in qualche modo vagliato la ragionevolezza di alcune teorie contemporanee alla luce di Hegel. E abbiamo, direi, se Francesco conferma, una decina di minuti per domande, sia dal pubblico qui presente che da parte di chi volesse intervenire online.
Come ieri iniziamo da chi è in sala, che dovrebbe venire qui, parlare nel microfono online, eccetera. Prego. Allora, abbiamo intanto il professor Erle, se vuole avvicinarsi, vado in ordine di... Grazie. Ah, scusi, dobbiamo fare un po' di... Se riesce a tenere anche questo vicino, grazie. Grazie. Allora, intanto, prima di tutto, grazie per il bellissimo intervento e per la discussione avviata in modo così interessante. Qualche piccola considerazione per poi terminare con una proposta ulteriore di discussione. Cioè, anche evidentemente a partire, mi permette di fare riferimento a quello che dicevo ieri, quindi a partire anche dalle mie considerazioni di ieri. Ecco, io credo che, come accennavo ieri, avesse delle ragioni molto valide Dietrich Böhler quando diceva che uno degli aspetti più interessanti di un confronto fra Hegel e Jonas è proprio il concetto di Verkörperung. Ora, a me questo fa venire in mente il fatto che Hegel, nel presentare la filosofia della natura nella Forlesung del 1819-1820, parla della natura proprio come di Verkörperte Vernunft, quindi una ragione che prende corpo. E questo anche per inserirmi allora all'interno della discussione che è stata avviata. Anche perché io credo che a proposito di processi preconsci o non volontari, sappiamo bene che Hegel assume proprio i processi metabolici come la digestione, come esempio paragonabile all'attività del concetto. Perché? Perché esattamente come fa l'organismo, il concetto è in grado di rivitalizzare ciò che non era più organico, che comunque non apparteneva più al mondo della vita, e rimetterlo nella corrente della vita. Ora, è chiaro che magari queste considerazioni possono apparire in favore di una maggiore continuità fra natura e spirito. Ecco, la domanda che pongo è: non potrebbe essere, usando un linguaggio hegeliano, la grande differenza nel fatto che in effetti la natura non è ancora in grado di dire di se stessa io? Grazie. Grazie davvero per entrambi gli interventi che ho apprezzato moltissimo, appunto da studiosa di teoria dell'azione, in particolare mi sono occupata dell'agire non intenzionale in Hegel, da un'altra prospettiva. E appunto volevo chiedere, secondo lei il fatto di questi studiosi di non prendere effettivamente in considerazione l'abitudine o il suo ruolo così importante nella teoria dell'azione di Hegel può dipendere dal fatto che tendono appunto a guardare di più allo spirito oggettivo e quindi ad un'azione che ha valore per lo più o può avere per lo più valore morale e giuridico, quindi è chiaro che l'abitudine di lavarsi sempre le mani non ha un valore morale o giuridico, però dall'altro lato l'esempio che faceva Luca, il fatto di appunto l'abitudine di saper guidare nel traffico può avere poi delle ricadute se io ad esempio commetto un incidente, quindi l'abitudine ha comunque delle ricadute in ambito morale e giuridico, volevo sapere il suo parere su questo. Poi ecco, devo dire che mi trovo d'accordo con Luca, nel senso che non sarei del tutto convinta nell'escludere l'intenzionalità dall'abitudine, dalle azioni abituali, perlomeno a monte, ecco, mi sembra che un'intenzionalità debba esserci. E rispetto poi alla distinzione che proponeva Luca tra agire abituale animale e umano, ecco, oltre a una continuità che sicuramente c'è, anch'io vedo una discontinuità proprio per il fatto che anche la naturalità che sicuramente caratterizza l'agire umano è però sempre permeata dal pensiero.
per cui appunto l'uomo di per sé ha la facoltà di essere responsabile, cosa che l'animale non ha secondo Hegel. Quindi ecco, io ritengo però che effettivamente la teoria hegeliana dell'agire riesca a rendere ragione anche dell'agire non intenzionale e che la distinzione che noi conosciamo bene tra Tat e Handlung di fatto non escluda la possibilità di una spiegazione causale e che il Tat comunque l'atto sia qualcosa che è riconducibile a una volontà del soggetto, quindi non è l'atto di un animale qualsiasi. Ecco, grazie. Sì, grazie, anch'io mi unisco ai ringraziamenti. Ho la sensazione che la discussione proposta da Luca abbia una sorta di convitato che sono tutti i teorici contemporanei di quella che viene chiamata agency naturale o nature's agency, eccetera, e cioè quell'ambito antropologico, penso a Bruno Latour oppure Don Haraway, Karen Barad, eccetera, che tendono a estendere la nozione di agency all'ambito naturale. Allora, da un lato la mia impressione è che la proposta di Italo consenta una apertura in direzione di quell'ambito e non solo un'apertura, ma anche, per così dire, una chiarificazione di un concetto che o comunque l'avvio di una chiarificazione di un concetto che talvolta viene usato in questi ambiti in modo quasi presupposto, insomma, cioè c'è una agentività naturale e addirittura con espressioni del tipo Gaia agisce, eccetera, no? Che diventano perlomeno un po' problematiche. Dall'altro lato, credo che una possibilità per uscire da un certo punto di vista dalla obiezione che è stata proposta così brillantemente da Luca sia quella però anche di provare a ridefinire il concetto stesso di azione. Cioè, se noi, forse mi è sfuggito, no? Ma in tutte le distinzioni che hai proposto non ho trovato una definizione generale di azione, cioè che cosa dobbiamo intendere con azione. Perché se diciamo che cosa possiamo intendere con azione, allora a quel punto possiamo distinguere, come sostenevi tu in uno dei punti, che l'azione intenzionale è uno dei tipi di azione che si danno all'interno del genere generale dell'azione, no? Ma qual è questo genere? Cioè, qual è la determinazione dell'elemento? Basta l'espressione? Basta parlare di espressività perché ci sia azione? Perché allora anche lì si aprono ulteriori, credo, problemi. Poi sì, volevo anch'io insistere un po' sulla osservazione che faceva Erle prima, e cioè la mia impressione è che nella proposta di Luca ci fosse un eccesso di, come dire, schiacciamento della dimensione della razionalità sulla dimensione dell'umano, no? Cioè, come se l'essere consapevole di sé, della razionalità, fosse totalmente esaustiva della razionalità stessa, ma questo implicherebbe che allora, non so, la natura non ha razionalità, no? Non è in se stessa razionale. Grazie. Sì. Grazie, allora, grazie intanto a Luca, non retoricamente, perché ha dato gli esempi super comprensibili, quello di cui anzitutto di cui volevo parlare, e poi per le soluzioni che permettono di, però ha reso questo livello un po' astratto, invece sembra che abbia fatto anche questo, si è fatto carico delle mancanze. Quindi, allora, cerco di rispondere
partendo dal, allora sì, che parto dal fondo, da quanto sosteneva il letterato, senz'altro la questione della agency naturale è un po' sottesa, io nel paper vi facevo riferimento, ma in senso quasi implicito, parlando del fatto che qui c'è un'idea di agentività naturale, perlomeno c'è un'idea di continuità che ci permette di estendere un attimo l'idea di agenzialità al di là dei limiti della concezione strettamente intenzionalista dell'azione. In questo senso, per operare questo tipo di estensione, questo tipo di estensione, diciamo, è indipendente anche dalla tesi circa la continuità umano-animale, nel senso che riguarda soprattutto la continuità interumana tra le varie attività. Questo è il primo livello, quello di cui peraltro parlavo oggi, cioè la continuità riguarda il fatto che non è che abbiamo le attività intenzionali, le attività consapevoli, e tutto il resto causale, eccessivo causale, come anche diceva. E la, cioè, bisognerebbe costruire un nuovo bottom-up continuo e da questo punto di vista iniziare come concetto di base, eccetera, eccetera. Poi c'è il secondo aspetto che riguarda la continuità animale, che è un altro tipo che quello che ci parla di teoria. Allora, comunque, nel costruire questa continuità, io sono proceduto in modo infinitorio, però credo che, quindi, non darò adesso una definizione, ma senz'altro credo che l'aspetto importante sia quello di concepire le azioni come attività e come processi, perlomeno all'interno della nostra forma umana, la forma delle forme viventi, ecco, fa parte della grammatica delle azioni che siano processi mentali, quindi che abbiano un certo svolgimento. Insomma, è puntuale, sono processi continui e così via. Credo che in questo senso è una cosa interessante, ovviamente senz'altro non è top, insomma, a mio avviso. Ecco, da questo punto di vista direi che mi soffermo sulla tesi della continuità. Io ho cercato di argomentare che fanno parte, possono essere concepite come azioni anche attività non intenzionali nel senso usuale del termine. Con questo non intendevo dire che le attività, come dire, che non ci sono azioni intenzionali, eppure intendevo dire che non ci sono attitudini che sono strutturate intenzionalmente. Cioè, anzi, con questo cercherò poi di rispondere a Luca. Cioè, non intendevo mettere da un lato le attitudini azioni non intenzionali e dall'altro lato le azioni intenzionali, come se non fossero abituali. È vero, ho parlato dell'antropologia, quindi non ho fatto affermazioni circa la concezione degli anni, la razionalità, però il punto è quello di arrivare all'espressione che chiamava bene a una certa. E cioè il punto è che questa tesi della continuità deve farci concepire anche le attività azionali, intenzionali, interne, secondo lo schema della strutturazione attuale. E quindi la nozione di Fermi-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 Fermi
qualità, come diceva anche in termini letterati, anche in senso di gara, non va soltanto di volta la razionalità umana. E poi, per quanto riguarda la razionalità umana, per farci comprendere come anche le attività riflessive normative non è che siano altro dai processi abituali, sono certi. E qui vengo alla risposta a Luca, che naturalmente metterebbe un'altra relazione, perché tante cose interessanti che ha detto. Allora, c'è la tesi del controllo dell'intervento razionale, in base alla quale, come dicono, la razionalità a un certo punto, le abitudini a un certo punto, che sarà questa cosa di coping immerso, non funzionano, allora interviene la razionalità nella situazione problematica dall'esterno. Non è questo il modello che avevo in mente, nel senso che senz'altro con
gli interpreti perlomeno pragmatisti sono dell'idea che la razionalità fondamentalmente si attivi quando le cose non funzionano. Ma questo in più, questa attivazione, cioè la dimensione della riflessione, quello che dicevi a proposito di Socrate, no? Socrate, cioè, a un certo punto, com'è che è Socrate? C'è una crisi di identità, però emerge la necessità, succede, emerge una specie di normale. E il punto però è il problema che quello di Socrate non era una pratica socializzata. Il punto è che questo intervento è l'intervento di, non è che l'intervento di Deus ex machina, è un intervento di che cosa? Di un altro tipo di abitudini, quelle che però si chiamava le abitudini riflessive. La razionalità, la capacità di monitoraggio, di giustificazione, è essa stessa una pratica, qualcosa che dobbiamo apprendere, è essa stessa una disposizione. Allora, in questo senso, veniamo alla questione della inversione a la questione dell'immersione abituale, no? Quando Luca dice, ma non c'è un'altra alternativa, cioè noi non siamo forse, questa razionalità, non siamo forse già da sempre immersi in essa, qui c'è un po' da intendersi sul da sempre, perché, come dire, è un'espressione non molto innocente, no? Da un lato è chiaro che c'è un aspetto dell'evoluzione individuale in cui siamo immersi solo indirettamente, no? L'infante, eccetera, è immerso in un ambiente in cui c'è la razionalità, ma non è in grado di esercitarla, non è cioè vi è immerso in modo del tutto passivo. Questa capacità è una capacità che deve acquisire, e per poterla acquisire deve acquisire delle abitudini razionali. In secondo luogo, anche quando poi la acquisiamo, ci siamo immersi, ma per lo più la esercitiamo in modo automatico. E cioè, voglio dire, prendiamo gli aspetti più raffinati, no? La capacità di inferenziare, fare delle inferenze logiche, ma noi le inferenze logiche le facciamo in automatico, spesso in modo fallace. Solo quando studiamo un libro di logica che controlliamo le inferenze, oppure quando qualcuno ci dice ma qui c'è un errore di ragionamento, cioè, proprio gli aspetti della normatività logica sono le cose che funzionano più in automatico di tutte. Funzionano di default. Noi continuamente facciamo delle inferenze e le facciamo in base a processi automatici di ragionamento. Quando le cose non funzionano, magari abbiamo la possibilità di rendere tematica questa capacità che opera nel sottofondo. Allora, però il fatto che noi vi siamo già immersi, torno a dire, non significa che questo renderla consapevole significa veramente renderla pienamente consapevole. Cioè c'è un alto tasso di opacità in questa immersione, che è un'immersione, per così dire, preconcettuale nella concettualità. E l'esempio del guidatore, il guidatore è vero, ma in realtà, se voi chiedete a un guidatore, non vi sa descrivere, se glielo chiedete, tutte le azioni che fa. Ci deve pensare molto a lungo, è estremamente opaco quello che fa. In parte lo può recuperare, ma in parte non lo può fare. E in ogni caso è interessante perché questa capacità che abbiamo forse a disposizione, se a un certo punto l'abbiamo acquisita, ne siamo diventati consapevoli, l'abbiamo a esattamente la stessa forma delle abitudini, no? Nel senso che certe abitudini, le abitudini non sono sempre dominanti. Quando io ho l'abitudine a camminare in un certo modo, ma adesso sono qua, non è dominante. Tuttavia, se c'è un'esplosione, io immediatamente parto a camminare. Quindi l'abitudine sottostante nella situazione problematica riemerge e diventa dominante, perché era in qualche modo già lì, era già lì e dal background viene nel foreground, cioè viene... Ma questo è esattamente il modo in cui... Cioè, quell'idea della razionalità come qualcosa in cui siamo già sempre immersi, che è esattamente l'idea di una razionalità che è una disposizione che può essere riattivata, che può essere ripresa. Quindi, in questo senso del termine, potremmo dire che questo è un modo che ci riavvicina forse alla concezione normativa, però anche, come dire, con una rivalutazione del fatto che questo tipo di concezione normativa in realtà sovrastima questa immersione, che è un'immersione opaca, un'immersione preconcettuale o concettuale. E ecco,
La questione del rapporto tra umano e non umano è chiaramente molto più complessa. Prendiamo il caso anche dell'abitudine, no? Cioè, ovviamente è un'ossessione filosofica, Hegel, Hume, tanti altri filosofi che se ne sono occupati. Ogni tanto dicono che l'abitudine è solo umana, ogni tanto dicono anche che però gli animali, d'altra parte è già così da Aristotele, un senso proprio stretto li attribuiamo solo agli animali, però in senso più largo ci sono anche delle ex animali. E lo stesso modo in cui ragiona Hegel, no? Che a volte dice sì, l'abitudine, altre volte però dice sì, però c'è una forma di, a principio di animali, eccetera, eccetera. E questa c'è un'oscillazione che è un'oscillazione che è segnata oralmente, alla luce, a mio avviso, ha a che fare con un po' il problema filosofico, è quello sempre di doversi distinguere dai animali, e che arriva fino a Tomasello, insomma. Ma a parte questo, a mio avviso, la questione della continuità e discontinuità deve essere vista anche nei termini. Ora, è vero che noi abbiamo la razionalità, ancora quanto diceva Erdi, cioè non semplicemente la razionalità, possiamo diventare consapevoli, questo è il modo in cui anche ragionava gli scritti pieni, no? Cioè, la ragione incorporata nella natura, ma in qualche modo ciò che ci differenzia è il fatto che noi la possiamo rendere consapevoli. Però questa possibilità è una cosa che, in qualche modo, che secondo alcuni diventerebbe un elemento distintivo, è una possibilità che è la possibilità di sviluppare una seconda natura, non può essere concepita indipendentemente dal fatto che noi ne abbiamo una, che abbiamo una natura, cioè che abbiamo una prima natura, cioè è qualcosa di iscritto nella nostra naturalità. Quindi, di nuovo, non può essere spiegato a partire da qualche elemento di continuità naturalistica. E se assumiamo che Hegel si sbagliasse nel dire che gli animali non hanno abitudini, credo che quasi si sbagliava come tanti altri, perché ci sono abitudini animali, ci sono forme di trasmissione di culturale di abitudini che riguardano la modulazione del canto, l'uso degli strumenti, lo sappiamo, anche se Tomasello in parte contesta questi argomenti, alla luce di questo c'è anche un elemento di continuità nel processo di abitazione, il che non significa dire che gli animali hanno la ragione, la razionalità nello stesso tempo che noi l'abbiamo, però se l'abitudine è fondamentale e se è vero che ci sono processi di abituazione, di trasmissione di abitudini all'interno di nicchie culturali animali, allora dobbiamo un attimo rivedere i nostri pregiudizi antropocentrici, perlomeno nel senso di una certa estensione dell'agenzialità in questo senso. Sì. Benissimo, grazie al professor Testa per le risposte. Direi allora in sala credo non ci siano più domande, se no smentitemi. Se qualcuno vuole intervenire da Zoom può farlo adesso. Aspettiamo un attimo. Sembra di no. E quindi niente, ringrazierei il professore e Luca Corti per i loro interventi e passerei alla prossima. Benissimo, grazie. Va bene. Ok. Se vogliono intanto. Sì. Ah, tu volevi intervenire? No. Ok, allora se. No, va benissimo così, grazie.
Intanto, sì, intanto se la professoressa Bonito Oliva e Caterina Mauri vogliono avvicinarsi, siccome non abbiamo pausa, siamo insomma un po' di fretta. No. Sì. Buongiorno. Yes. Nana, volevo un attimo dire... Scusa. Io vi distruisco un attimo sul microfono internet, perché sennò ci sono dei problemi, meglio farlo prima. Allora, questi ovviamente sono i microfoni della sala. Questo qui è il microfono che va online, che ci hanno spiegato che deve stare abbastanza vicino alla bocca, perché altrimenti non capta, diciamo. Quindi se per cortesia riuscite a tenerlo il più vicino possibile. Grazie. Benissimo. Allora, non abbiamo pausa, iniziamo subito a tambur battente per questa seconda sessione, di cui, come saprete dal programma, le partecipanti sono la professoressa Rossella Bonito Olivo e la dottoressa Caterina Mauri. Io le presento e poi cedo la parola come prima, cercando di fare abbastanza rapidamente. Allora, professoressa Rossella Bonito Olivo è professoressa ordinaria di filosofia morale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli l'Orientale, e ha lavorato in particolare su temi legati alla soggettività, al riconoscimento e alla responsabilità, soprattutto nell'ambito dell'idealismo tedesco e dell'antropologia filosofica del Novecento. Ha lavorato inoltre sulle questioni etiche e morali aperte dalle trasformazioni del contemporaneo, dalla crisi della comunità e dei processi di costruzione identitaria. E fra i suoi titoli, insomma, più rilevanti, è membro della Consulta Filosofica Italiana e del direttivo della Società Italiana di Filosofia Morale. Fa inoltre parte dei comitati scientifici delle riviste Studi Filosofici, Verifiche, Scienza e Filosofia. Ricordo fra le sue pubblicazioni le monografie La magia dello spirito e Gioco del concetto per Guerini Associati 95, Labirinti e costellazioni, un percorso ai margini di Hegel, Mimesis 2008, e la curatela dell'edizione italiana delle lezioni sulla filosofia dello spirito di Hegel, le lezioni del corso 27-28, questa è uscita nel 2000. Invece la dottoressa Caterina Maurer è borsista presso l'istituto dove ci troviamo e sta svolgendo una ricerca sulla critica hegeliana alla craniologia di Gall e la sua rilevanza per il dibattito contemporaneo. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Trento, lavorando in particolare su Hegel e sul dibattito contemporaneo sulle emozioni. Inoltre, ha da poco pubblicato con Verifiche una monografia dal titolo La razionalità del sentire, Gefühl und Vernunft nella filosofia dello spirito soggettivo di Hegel. E lascio subito la parola alla professoressa Bonito. Prego. Una sola cosa, io sì. Ho dimenticato l'orologio, quindi sì. Se lei mi dà qualche segnale. Certo, benissimo, lei ha circa 40 minuti. Ok, allora, sì, innanzitutto ringrazio per questo invito Giulia Battistoni, Campana, la collega Livigni, e per me questo posto, questo istituto è stato anche, come dire, scaturigine e anche finanziamento delle mie ricerche sullo spirito soggettivo in Hegel. Io, per cui, diciamo così, rimarrò ferma a Hegel, poi volendo nel dibattito ci si può allargare le interpretazioni, però riprenderò Hegel a partire da una suggestione che mi viene da un'affermazione che Ernesto De Martino usa in una lettera senza data che scrive a Croce, forse non l'ha neanche spedita, è stata recuperata in quello che viene chiamato il laboratorio magico di De Martino, in cui facendo obiezioni al testo crociano, appunto la storia come pensiero e come azione, rivendica il fatto che anche appunto il grande maestro dello storicismo Hegel
pone al centro il tema del mondo siderio e tellurico, di questo legame con la terra, e De Martino, appunto, alle ulteriori obiezioni di Croce che disprezza, non c'è bisogno, lo dico io, le ricerche di De Martino di carattere antropologico, sottolinea come appunto il problema di una preistoria, potremmo dire, o di una, appunto, di un universo simbolico precategoriale, prelogico, che Hegel utilizza, in realtà diventa interessante proprio perché Hegel non lo emargina in termini di primitività, di arcaicità, ma lo chiama appunto questo primo momento del divenire dello spirito. Perché questo, diciamo, questo punto mi interessa, e dal mio punto di vista interessante anche rispetto alle questioni poste nell'intervento di Testa, perché in realtà, appunto, nonostante razionalismo, nonostante una rilettura di Hegel anglo-americana che secondo me risente moltissimo il pragmatismo, ma tutte le interpretazioni per me sono legittime, in realtà c'è un'attenzione fortissima di Hegel a questa linea di confine tra natura e spirito e tra animalità e umanità, che ribadisce più volte, non soltanto li ribadisce il momento in cui ne fa contenuto dell'antropologia, che non a caso ha come tema l'anima, psiche e non l'umano, come appunto l'umano è ciò che potremmo dire si forma, ma dice Hegel, non dal punto di vista della formazione e dell'addomesticamento, ma dal punto di vista dello svolgimento di ciò che è potenziale come poter essere tutto. Ma questo tipo di evoluzione, questo tipo di formazione è qualcosa che si gioca strettamente nel rapporto, nell'esperienza, nell'elaborazione e in quella che De Martino sottolinea, ma dal mio punto di vista anche Hegel, le prime forme di conoscenza, appunto, del mondo, di questo animale che, se non altro, ha, potremmo dire, una specificità nell'essere la zona di confine. È chiaro che rispetto all'animalità non possiamo dimenticarci l'antropocentrismo hegeliano, così come non possiamo assolutamente sottovalutare il fatto che sull'addomesticamento, sulla considerazione dell'addomesticamento dell'animale, incide moltissimo quest'idea hegeliana della natura che è ripetitiva, che ha spostamenti minimi rispetto a delle leggi regolari. Però questa, come dire, posizione prima o iniziale è una posizione che mette l'uomo in relazione appunto con quello che può essere chiamata la terra, le stelle, le costellazioni, ed è determinante per tutto ciò che, per così dire, costituisce il materiale e anche l'approccio a questo che già non è più ambiente. Basta pensare appunto alla terra nella sua completezza, al fatto che sostanzialmente vengono considerati gli elementi delle costellazioni siderali, cioè il mondo si presenta quello che tutto sommato l'indeterminato, in questo sicuramente Hegel è debitore a Herder, e che è da determinarsi, scusate, a partire appunto dall'elaborazione di questo rapporto. L'elaborazione di questo rapporto avviene, potremmo dire, su un confine che è appunto questa uscita dalla contraddizione che è dell'animale, che è la malattia. E quando Hegel nella Scienza e la Logica appunto dice perché non è pensabile la contraddizione se nel vivente c'è il dolore? E il dolore dell'animale è appunto questa, Hegel chiama, dice, incapacità di superare il dolore e la malattia. E questo scarto è legato a quel confine che Hegel ritiene fisso nell'animalità e che ritiene tutto sommato mobile,
all'antropocentrismo, voglio dire, è cosa, come dire, del tempo, che ritiene mobile nell'uomo. Ma questo non significa assolutamente che l'uomo non faccia i conti con questa sorta di coappartenenza con l'animalità, e ci fa i conti proprio a partire da un corpo, dalla propria corporeità, dall'essere appunto, come dire, legato, influenzato. Hegel dice immerso, questo termine, e usa anche il termine simpateticamente vivente con la natura, con il ritmo delle stagioni, con il cambio delle stagioni, con l'alternarsi di luce e notte, scusate, oscurità. Tutto quello che, per esempio, appunto, determina per Hegel sia, potremmo dire, le differenze razziali. Ma la cosa interessante, su cui non mi posso soffermare, è anche la sottolineatura di Hegel che fa sugli spiriti locali, che sono fortemente condizionati dal loro habitat. Però Hegel dice anche che questa, potremmo dire, relazione con lo spazio, questa localizzazione, questa caratterizzazione a partire dall'habitat è qualcosa che viene ripresa, sviluppata e elaborata, perché è questo il lavoro del negativo, fino alla dimensione etica. Quindi è in qualche modo primo ed è anche materiale. Ma qual è il rapporto, appunto, lo scarto? Hegel in tutta l'antropologia, e non vi cito tutti i paragrafi, spero che crediate che l'abbia letta l'antropologia, che abbia tradotto veramente le lezioni sulla filosofia dello spirito tra la seconda e la terza edizione, Hegel insiste continuamente non soltanto sul termine limite, ma anche sul tipo di rapporto che col limite e col confine stabilisce appunto quella che questa vita, che sicuramente non è più naturale, ma non è ancora spirituale. È una vita che ha, per così dire, il suo registro, la sua materia, anche se vogliamo la sua figura, l'apparire a se stesso proprio nel corpo umano. Allora, il problema è, appunto, per Hegel sono due, dal mio punto di vista, i problemi. Uno, un problema è qual è il tipo di relazione che noi abbiamo con il corpo. È chiaro che nell'enciclopedia non c'è una storia del genere umano, ma c'è una considerazione speculativa. Quando Hegel vuole spiegare alla fine delle tre posizioni, prima della divisione della logica e l'enciclopedia, che cos'è lo speculativo, usa un termine particolare, un po', diciamo così, che è il termine mistico. Non voglio citare direttamente Wittgenstein, però anche Hegel dice che cosa significa mistico. Che cosa significava mistico? Qualcosa che ha, per così dire, in sé un elemento di misterioso, inspiegabile. Ma questo è quello che si pensava. Ma lo speculativo, nella misura in cui appunto si muove su più livelli, su più stratificazioni, è qualcosa di mistico, cioè non procede appunto né per spiegazioni né per ricostruzione di serie causale, cioè riesce a rendere pensabile quello che per Hegel è l'elemento fondamentale, soprattutto laddove appunto, come dire, si parla di una realtà che diviene al di là di quelle che per lui sono ancora le regolarità del ritmo naturale, ed è il tema dell'invisibile. È chiaro che questo tema dell'invisibile nel visibile, della latenza, è un tema che viene a Hegel fondamentalmente anche le scienze sul tempo. E qui Luca Litterati mi può dire quanto è importante anche lo sviluppo nelle scienze naturali del tempo, il tema delle stratificazioni, delle contaminazioni. Ecco, il problema della contaminazione e della capacità di resistenza alla contaminazione, a quella che Hegel chiama infezione, è ciò che individua la differenza tra, potremmo dire, la capacità, l'abilità del corpo umano di adattamento e quello del corpo animale. Ecco, tutto il processo, per così dire, di sviluppo che avviene attraverso la sperimentazione, che è appunto l'elaborazione dell'esperienza del mondo, è un processo appunto in cui il primo,
potremmo dire, elemento sia di sedimentazione di quelle che sono le eredità del passato, l'inconscio collettivo per Hegel è estremamente importante e tra l'altro appunto entra a far parte anche dell'ambito etico. Non lo dico io, ma comunque nell'etica, cioè nella filosofia del diritto, ma in tutti i campi, c'è continuamente un riferimento alla filosofia dello spirito soggettivo e a questa sorta di stratificazione che, per così dire, rende appunto la disposizione più capace, più predisposta. Ma il problema appunto è che la parte esposta, quella che potremmo dire accomuna l'uomo e l'animale, è proprio la corporeità. Ora, io vorrei sottolineare due punti. Ciò che rimette in campo la corporeità nel processo di individuazione, quindi di determinazione della vita individuale che emerge, che si districa da questa simpatia con il terrestre, è fondamentalmente questa, potremmo dire, costruzione di quella che Hegel chiama l'età della vita. L'età della vita, sostanzialmente, le vite individuali è come se ripetessero continuamente, nonostante il passaggio del tempo, nonostante il passaggio delle epoche, queste fasi in cui appunto si passa da un rapporto simpatetico a un rapporto articolato fino alla coscienza, che è il momento più alto. Questo districarsi, appunto, per me ha due punti, come dire, interessanti, che possono far capire in che senso può funzionare l'automatismo o anche la naturalizzazione dal punto di vista dell'universo simbolico. Tra questi punti fondamentali, prima di passare al rapporto tra inconscio e coscienza, tra sogno e veglia, Hegel pone la differenza tra i sessi. La differenza tra i sessi sembra, per così dire, pregiudiziale ad un modo di sentire il mondo. Hegel dice che però ovviamente tutto questo verrà manifestazione appunto attraverso lo sviluppo della dimensione etica, ma il fatto che appunto lo renda una differenza naturale è interessante perché in qualche modo successivamente, nel momento in cui mette in gioco il sentire il mondo sentendo se stesso, Hegel mette in gioco il peso dell'universo simbolico. Allora, ciò che è naturale è acquisibile, per così dire, perché è naturale o perché è un elemento che è naturalizzato? O perché è qualcosa che, per così dire, è stato simbolicamente acquisito, ma che fa riferimento, potremmo dire con i termini di attualità, una differenza di sesso, ma non una differenza di genere. Però è interessante, appunto, diciamo, nessuno si aspetta che Hegel sia un femminista, però soprattutto nelle lettere ci sono dei punti in cui la moglie sorprende vistosamente l'immaturità emotiva di Hegel, ma di questo potremmo dire parleremo se faremo una ricerca su questo punto. Però e questo dal mio punto di vista è estremamente interessante, perché appunto ci sono forme di naturalizzazione, forme di incorporazione dei rapporti, perché che cosa più del rapporto sessuale ha al centro una forma di gestualità, di approccio dei corpi, che in qualche modo viene, per così dire, messa alle spalle di quello che è il processo, quello che potremmo chiamare l'antropogenesi o quello che caratterizza la genesi di questo genere spirituale e che in realtà poi, per così dire, potrebbe essere in qualche modo messo in discussione se noi, come dire, tocchiamo con mano questo interesse. Hegel ha un fortissimo interesse anche probabilmente personale, ha una sorella schizofrenica, ha un amico che mi pare che non vada neanche mai a trovare, ma comunque c'ha una fobia e chiunque ha una fobia ovviamente ha un problema con la malattia mentale. Ma il problema è che questo fondo magmatico, questo fondo, come dire, che Hegel continua a definire opaco, potremmo dire con i termini che sono stati prima quasi inespressivo da un certo punto di vista, è una prima, potremmo dire, forma di incorporazione, di costruzione di una, potremmo dire, modalità di relazione del corpo. E la modalità di relazione col corpo è appunto in questa, come dire, definizione di un confine
che il confine del corpo, che il confine del proprio corpo, e che è un confine che si stabilisce nel punto più alto, nella presa di distanza della coscienza, e in questi punti che appunto io con De Martino vorrei chiamare primi, si istituisce a partire appunto da una forma, potremmo dire con un termine forse moderno, di immunizzazione, o meglio di alleggerimento di quello che Hegel anche nella filosofia del diritto chiama quella gravità che viene per così dire rovesciata e tradotta dalla libertà secondo la quale si muove lo spirito. Tutto ciò che nell'inconscio, tra l'altro qui nell'enciclopedia, diversamente da quanto fa nella filosofia dello spirito jenese, Hegel non lo chiama più pozzo, ma lo chiama notte, quella notte da cui appunto progressivamente emerge, ed è una notte in cui sostanzialmente si sedimenta quella che è la storia, potremmo dire, che fa da sfondo, quella che noi potremmo chiamare ideologia, quella che noi possiamo chiamare forme di costituzioni di esperienze comuni, universale, concreto, che appunto ha una forma di elaborazione, di sedimentazione, che però è anche corporea. Io vorrei sottolineare il fatto che quando Hegel appunto parla delle forme di individuazione e anche quando parla dell'abitudine, questo l'ha già sottolineato Testa prima di me, il problema è che l'individuazione, e quindi potremmo dire la visibilità del corpo, si collega strettamente al fatto che Hegel dice che il corpo si dà a vedere e potremmo dire si dà a riconoscere, e quindi la dimensione intersoggettiva, forse una parola grossa, ma la dimensione del riconoscimento dell'altro è fondamentale, cioè che ci sia una riconoscibilità reciproca, è importante, ed è importante nella postura eretta, è importante nella differenziazione che Hegel fa tra il verso dell'animale e l'articolazione della voce da parte dell'uomo, ma tutto questo, se si legge appunto tutta l'analisi che Hegel fa della sensazione, è determinata da questo doppio movimento, cioè la capacità appunto di sentire sentendosi, che è presente fondamentalmente nel bene o nel male in tutte le stratificazioni dell'esperienza del mondo che fa questo vivente, che non vogliamo chiamare ancora umano, che appunto è oggetto dell'antropologia, che non ha ancora preso la figura dell'umano. Ma questo sentire sentendosi si definisce a partire da questo confine, cioè il movimento è un movimento di interiorizzazione e di esteriorizzazione, in cui non è isolabile il momento passivo dal momento attivo. Sono movimenti, e poi è questa la forza, di, come dire, di attraversamento continuo e di condizionamento continuo. Infatti Hegel dice anche nel momento, anche la sensazione è sempre e comunque un precipitato di un ricordo. Questo non lo, come dire, non c'è bisogno che lo si spieghi, perché in fondo noi siamo, dal punto di vista hegeliano, eredi di un divenire culturale. Ovviamente, diciamo così, Hegel già fa un grande sforzo a recuperare appunto forme primitive in cui lui, che Hegel chiama arcaiche, però chiama, la cosa interessante, forme di esperienza che sono anche presenti nella patologia mentale. Perché la patologia non è l'altro dallo spirito o l'altro dalla ragione, ma è l'altro della ragione per Hegel. E quindi interiorizzazione ed esteriorizzazione sono, potremmo dire, una corrente, una fluidità, non mi ricordo chi è, che ieri sottolineava questo elemento della fluidità, per cui c'è, per così dire, una forma di capacità di adattamento al movimento della vita, quel movimento della vita, quel flusso continuo che appunto l'animale non raggiunge e la forma di vita umana raggiunge proprio attraverso appunto questa possibilità di visibilità e di riconoscimento reciproco, che non è dato soltanto come oggetto dell'esperienza, come conquista, ma è qualcosa che si sedimenta attraverso l'inconscio e nell'inconscio. È quello che Jung chiamerà l'inconscio collettivo, l'inconscio storico, e ovviamente questo spiega anche quanto tutto questo sostanzialmente abbia una forma di
ricaduta fisiologica. Il problema dell'incorporazione non è un dover essere, è qualcosa che è fondamentale in qualsiasi forma di apprendimento. Il bambino che impara la lingua, il bambino che impara a camminare. Io non sono d'accordo che chi guida sia soltanto immerso, perché intanto ha dovuto prendere la patente, poi deve conoscere il regista. Quindi c'è una, come dire, una forma di sedimentazione e di stratificazione che incide sulla modalità dell'esperienza e di ricezione anche di quelli che sono, di quelle che sono le impressioni sensibili. Questo che cosa vuol dire rispetto a quello che ho detto, appunto, che tutto ciò che, potremmo dire, viene incorporato, tutto ciò che è reso inconscio, segue un movimento intelligente, direi, più che rigorosamente razionale, perché ci dovremmo spostare sulla linea della totalità piuttosto che sulla distinzione natura-spirito, è un movimento intelligente che è un movimento che è quello che sostanzialmente parte dalla definizione di un confine. E la pelle del corpo e il modo di sentire dell'uomo è un modo di sentire che riesce a produrre, per così dire, un confine che non è quello della totale esposizione. Sono infinite anche nella filosofia della natura di Jena le distinzioni che Hegel fa sul movimento del vivente dalla lateralità alla centralità. Hegel dice l'anima nel suo distinguersi e determinarsi sostanzialmente è una monade dalla periferia infinita, perché Hegel usa spessissimo Leibniz, perché Leibniz potremmo dire l'elemento dinamizzante della metafisica spinoziana, ma usa questo termine in maniera ovviamente ossimorica, paradossale. Perché? Perché ovviamente una monade, per così dire, non dovrebbe avere una periferia, non c'ha neanche porte e finestre, quindi ancor meno. Ma il problema è che, appunto, proprio questa capacità di ricentramento che ha nel corpo il suo, potremmo dire, perno, la sua radice, e che sostanzialmente è, per così dire, legato all'elemento naturale in maniera diversa, ma anche l'animale vive in maniera diversa dalle piante. Ma questo centramento è, per così dire, quella forza che permette quella che appunto gli antropologi successivi chiameranno tanto l'esonero del corpo, che non significa la messa a distanza, significa proprio una forma di addomesticamento che l'antropologia più, potremmo dire, avvertita riconosce come qualcosa che avviene a partire dal corpo. Il fatto di saper muovere le mani, il fatto di non solo sapere camminare, ma saper correre fondamentalmente, saper fuggire, è qualcosa che è legata a un'intelligenza del corpo. Quindi, da un lato, questo definire un confine che non è un definire, per così dire, dato, ma è una ridefinizione continua di un confine a partire da un centro. E la periferia, non a caso il termine che usa Hegel è periferia, perché questa centralità, per così dire, colloca in qualche modo e determina la posizione dell'uomo del mondo e dei fattori dell'esperienza all'interno del mondo. Io penso di aver parlato già tanto. Se vuole un 10 minuti ancora. Vabbè, allora cerco di chiudere con altri due riferimenti che volevo fare. Allora, questo dal punto di vista dello spirito soggettivo, io ho usato il termine lo strabismo necessario dell'anticipazione. Quando Hegel fa riferimento a questo gioco tra visibilità e invisibilità, tra possibilità, latenza e realizzazione, appunto chiama in causa l'elemento dell'anticipazione. L'anticipazione permette di pensare ciò che l'osservazione non mi restituisce dal punto di vista empirico. Ma d'altra parte l'anticipazione non può, per così dire, non stare a guardare ciò che l'osservazione produce. Però se è vero che ciò che dà l'empirico è, per così dire, è ciò che costituisce l'empirico, costringe a fare i conti con l'universo simbolico con cui noi
ci relazioniamo al mondo, allora diventa, per così dire, un problema complesso seguire, per così dire, sistematicamente il primo e, potremmo dire, antropologicamente ciò che, per così dire, del primo perdura successivamente o del primo viene, per così dire, sottoposto a un'operazione di sovrapposizione, per cui in realtà si creano appunto dei criteri tra normalità, patologia, primitivismo, alterità, che sono determinati appunto dalle storie culturali. Allora, da questo punto di vista, l'universo simbolico ha una forte incidenza. E tutto ciò che appunto da un certo punto di vista forse Hegel, come dire, relega nella dimensione dell'inconscio, per esempio nella dimensione del genos, che guarda caso è affidato ancora una volta alla madre, alla donna che è stata già messa da parte prima che ci fosse l'articolazione dello spirito, in realtà l'elemento del, diciamo così, del genos è questo complessivo universo simbolico attraverso il quale noi ci avviciniamo al mondo, ma è proprio perché non c'è questo passo della riflessività, della capacità di mettere a distanza della coscienza. E guardate che nel mettere a distanza la coscienza ostinatamente si oppone ad una resistenza, perché ovviamente anche ciò che è cristallizzato nell'abitudine diventa resistente. Quindi l'anticipazione non è una, come dire, una forma di metafisica, ma rimette in gioco questo elemento della speculazione, questa capacità di dar ragione dell'invisibile, che non è inefficace, ma entra sostanzialmente in quelle che sono le determinazioni del spirituale. Allora vorrei usare un'espressione che usa Carlo Ginzburg, rifacendosi a De Martino, sul fatto appunto della storia razionalmente, concettualmente pensata, della storia a cui pensava Croce, e di una storia notturna che in fondo, diciamo così, in Hegel è recuperabile. Ed è recuperabile, ovviamente, perdonatemi, forzerò probabilmente la mano, perché accompagna, per così dire, e restituisce e conserva quello che è presente nella notte, quello che viene emarginato. E questo elemento è presente da un certo punto di vista, non così tanto da riuscire a tematizzarlo ad Hegel, nel momento in cui parla appunto delle patologie, degli scarti, per così dire, vitali, funzionali alla conservazione della vita, che sono appunto il sonnambulismo e la follia. Sonnambulismo praticamente è questo elemento, per così dire, di dispersione, non è più il rapporto simpatetico che in qualche modo ci tiene i piedi legati alla terra, ma non è ancora l'articolazione. Infatti il corpo del sonnambulo è estremamente esposto, ma esposto all'influenza di quella che Hegel ritiene appunto una forma di ipnosi. Ora, il sonnambulismo è un fenomeno anche storicamente importante per Hegel, perché non solo legge i testi di Pinel, ma legge anche le cronache della Rivoluzione francese, dove appunto, come dire, non soltanto l'uso del magnetismo, ma anche il sonnambulismo viene registrato più volte. Il sonnambulismo è una forma di dispersione. E scusate se uso un autore letterario, non è un caso che Hermann Brock, che fortemente è, come dire, interessato, lo dice più volte, alla filosofia della storia, alla filosofia dello spirito hegeliano, usa il termine sonnambuli per descrivere appunto quello che è un disagio epoca di un passaggio d'epoca. Dall'altra parte la follia, su questo non mi dilungo, ma la cosa interessante è che appunto anche la follia è una forma di, potremmo dire, stabilizzazione, ma una forma di stabilizzazione in cui sostanzialmente l'interno si isola da questo, potremmo dire, flusso continuo di interiorizzazione, di esteriorizzazione. Anche l'abitudine è una forma di fissazione, non patologica ovviamente, di, per così dire, acquisizione di disposizioni, di gestualità, di comportamenti che
possono anche segnare la differenza tra quello che noi riteniamo primitivo, scusatemi, selvaggio, e quello che noi riteniamo civilizzato. Ma qual è fondamentalmente la differenza dell'abitudine o dell'abito? È che l'abito si costituisce attraverso un processo di riconoscimento, di scambio intersoggettivo, e quindi, per così dire, costruisce quella che Hegel chiama la figura umana, che è riconoscibile anche dal corpo. D'altra parte, la lotta della coscienza con la corporeità, con l'inconscio, non si risolve con un atto unico, ma è come dire, qualcosa che tiene continuamente impegnato. E vorrei chiudere da questo punto di vista. Credo che la filosofia dello spirito soggettivo di Hegel sia estremamente interessante, non per quanto Hegel abbia chiaramente e distintamente colto, ma per quegli spunti che non a caso vengono, per così dire, possono suggerire appunto qualcosa che, se volete, ci fa capire anche il nostro mondo. Guardate che mai come la pandemia che abbiamo vissuto, e chissà se abbiamo finito di viverla, ha messo in primo piano il tema della corporeità, ha messo in primo piano quelle abitudini anche corporee, fisiche, di interpretare i rapporti interpersonali. Allora, se noi appunto riusciamo a leggere forse anche in Hegel questa attenzione, che per carità era di un uomo tedesco, prussiano, però come dire, di mentalità tedesca, che vive in una certa epoca, probabilmente dobbiamo anche riflettere un attimo sulla elasticità, perché questo è il punto di, come dire, di, diciamo, la prova, la messa alla prova continua delle nostre abitudini, delle nostre somatizzazioni, delle nostre acquisizioni di abilità. Lo dobbiamo mettere alla prova su quella che è l'esperienza. Hegel insiste continuamente anche nella fenomenologia in questo, che la determinazione di quello che è lo spirito, della conoscenza di sé da parte dello spirito, insiste continuamente sul fatto che ciò che è determinante anche per la forza e la potenza del pensiero è il rapporto conservato, mantenuto e custodito con non solo il reale, che potrebbe anche affondare in zone inconsce, ma con la realtà nella sua mobilità. Vi ringrazio e penso di aver finito. Primo, grazie professoressa per questo ricco intervento che, diciamo, a partire da un tema specifico, però ha attraversato varie, diciamo, quasi direi il sistema hegeliano nella sua interezza, dalla filosofia dello spirito soggettivo alla filosofia della storia. E cedo subito la parola alla dottoressa Maurer per la discussione. Allora, io vorrei ringraziare innanzitutto Giulia e Francesco per questo invito, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e in particolare ringrazio la professoressa Bonito Oliva, che con il suo intervento ci ha accompagnati all'interno di questa regione oscura dello spirito naturale che Hegel tematizza appunto nell'antropologia. E si tratta, come ammette lo stesso Hegel, di un territorio in cui è tutt'altro che facile addentrarsi. Ora io vorrei riallacciarmi ad alcuni spunti importanti che sono emersi durante l'intervento della professoressa, e a partire da questi spunti vorrei avanzare alcune considerazioni che possano poi anche auspicabilmente sollecitare il dibattito. Ora, il motivo per cui l'antropologia è forse la sezione dell'enciclopedia che può presentare al lettore le maggiori difficoltà è a mio avviso questo. Come noto, nell'antropologia Hegel non parla mai in modo esplicito di uomo. L'oggetto di studio dell'antropologia è quello che lui chiama lo spirito naturale o l'anima. Ora, quest'anima, e qui secondo me sta la difficoltà
che presenta l'antropologia è una forma di soggettività molto particolare, nel senso che l'anima non è una coscienza che si concepisce come distinta da un mondo esterno, né tantomeno si tratta ancora di quella soggettività pienamente sviluppata che Hegel tematizza poi più avanti nello sviluppo sistematico e precisamente all'interno della psicologia enciclopedica. Quindi quando consideriamo l'anima ci muoviamo in una dimensione precoscienziale, in una regione che, come è emerso dalla relazione della professoressa, rimane opaca. E questo proprio per la particolarità dell'oggetto dell'antropologia, che è appunto quest'anima. Un'anima che Hegel descrive appunto come una sorta di monade dalla periferia infinita, che è un'immagine questa che serve a dare corpo a un passaggio più che a una qualche forma di esistenza. E infatti Hegel, conclusa la trattazione dell'organismo animale all'interno della filosofia della natura, cerca di concettualizzare proprio il passaggio a una soggettività pienamente spirituale. Ed è proprio l'anima che media questo passaggio. Infatti l'anima, collocata, per così dire, a metà strada tra la sfera naturale e quella spirituale, è, come è stato messo in luce, appunto, non più natura, ma non ancora spirito. Ma, questo è molto importante, ha in sé entrambe queste dimensioni. E questo vuol dire che l'anima o lo spirito naturale, anche nella sua iniziale naturalità, è già oltre la natura. E al contempo quest'anima comprende in sé quale sua componente imprescindibile è proprio la sfera corporea. Quindi Hegel non concepisce l'anima come un principio incorporeo disincarnato che permeando, per così dire, il corpo lo vivifica. E infatti, fin dall'inizio dell'antropologia, Hegel mi sembra rigettare ogni tentativo di ricondurre il rapporto tra l'anima e il corpo a una visione di tipo dualistico. E in linea con questa concezione, Hegel pensa proprio la corporeità all'interno di una originaria unità psicofisica. Cioè, il corpo umano non è da intendersi come un semplice involucro, ma è, appunto come è emerso anche dalla relazione della professoressa, una sorta di segno visibile della profondità, cioè è la possibilità esterna di una rivelazione interiore. Che cosa significa questo? Come abbiamo visto, l'anima non è una vita meramente organica, ma è già una vita spirituale. È un principio di animazione che forma progressivamente le strutture basilari della corporeità, una corporeità appunto intesa come life, cioè un corpo animato, intenzionato, e non come un körper meramente fisico. E le plasma appunto soprattutto grazie alla forza dell'abitudine, come abbiamo visto anche nella relazione precedente. E infatti dall'esposizione dell'abitudine emerge molto chiaramente l'importanza che il corpo riveste nel processo di sviluppo dell'anima. Un'anima appunto che è attività e idealizzazione, cioè interiorizzazione e superamento dell'esteriorità. E nel caso dello spirito soggettivo l'esteriorità è proprio quel corpo a cui l'anima è indissolubilmente legata. Ora, questo processo di superamento dell'esteriorità non è da intendersi nel senso che l'anima si debba sciogliere dal corpo, annientandolo per così dire fisicamente o negandolo spiritualmente. L'anima, secondo Hegel, deve invece formare questo corpo per acquisire così la possibilità di servirsi del suo corpo per appunto realizzare i propri scopi. E quindi appunto Hegel riconosce un ruolo importantissimo al corpo umano che viene inteso quale linea di confine tra la natura e lo spirito, e questo sia nel senso della continuità ma anche della differenza. Infatti, se da un punto di vista biologico il corpo umano non è poi molto diverso da quello degli altri viventi, soprattutto dai primati, e questo perché in funzione del proprio corpo anche l'essere umano è condizionato dagli stimoli esterni, per esempio da quelli geografici, climatici e temporali, questo emerge poi molto bene dalla trattazione hegeliana delle diverse razze umane, dall'età della vita e dall'alternarsi degli stati di sonno e di veglia. Dall'altro lato, il soggetto umano, in virtù proprio del suo essere pensante, è più che natura. Cioè, non resta bloccato in quel circolo chiuso di stimolo e risposta caratteristico dell'animale, ma è svincolato da ogni rapporto predeterminato, in qualche modo, con il proprio ambiente. Quindi il corpo umano è sempre più che mero organismo biologico.
E lo è proprio grazie alla compenetrazione con l'elemento spirituale, che lo rende appunto il luogo sulla cui superficie si riflette tutta la profondità dell'interno. E questo è il motivo per cui il corpo umano assume, secondo Hegel, un'espressione fisionomica e patognomica, la quale costituisce proprio la particolarità dell'essere umano rispetto all'animale. Cioè solo il corpo umano diviene espressione dello spirito, e questo emerge appunto nella gestualità, nella mimica e nel portamento dell'uomo. Quindi la corporeità assume una grandissima importanza nella trattazione di Hegel, tanto che tutta la filosofia dello spirito soggettivo presenta una concezione dell'umano di stampo antidualistico. Cioè gli aspetti fisiologici e biologici tematizzati da Hegel a livello antropologico non scompaiono nel processo di progressiva spiritualizzazione del soggetto, né smettono di condizionarlo. Ora, per quanto riguarda più nello specifico la trattazione antropologica, si è visto come l'anima, che alla fine del processo antropologico è un'anima effettivamente reale, fa del proprio corpo un qualcosa di posto, di mediato, per cui il corpo regolato dall'abitudine è l'opera d'arte dell'anima. Però già all'inizio del suo processo di sviluppo, l'anima, che è un'anima ancora naturale, sente proprio in virtù del proprio corpo, a cui è legata, di essere determinata sia dall'interno sia interiormente. Cioè l'anima ha sensazioni interne ed esterne. Ora vorrei soffermarmi brevemente sulle sensazioni interne, anche perché questo discorso mi darà poi modo di parlare di un altro concetto importante che è emerso dalla relazione della professoressa, cioè il concetto di anticipazione. Ora, mentre le sensazioni esterne insorgono quando un oggetto affetta i nostri organi di senso, le sensazioni interne derivano dall'interiorità del soggetto e quindi sono dei contenuti spirituali, come per esempio la collera, la vergogna, eccetera, che sono propri di una soggettività pienamente formata, che è quella che Hegel descriverà all'interno della psicologia. Ora, questo vuol dire che nell'antropologia le sensazioni interne vengono trattate anticipando caratteristiche tipiche di livelli superiori dello spirito. E, come accennato, sull'anticipazione torno a breve. Quello che voglio sottolineare ora è che queste sensazioni interne rientrano all'interno della trattazione antropologica solo nella misura in cui influenzano il corpo. Tanto che, come noto, Hegel appunto auspica anche la nascita di una nuova scienza che chiama la fisiologia psichica, la quale, studiando proprio la somatizzazione delle sensazioni interne, dovrebbe spiegare perché, per esempio, la vergogna si manifesta con l'arrossire e non, per esempio, con il pallore. Quindi, riassumendo, l'anima, pensata sempre nel suo legame inscindibile con il corpo, viene affetta esteriormente e interiormente. Però, e questo è un aspetto molto importante, quest'anima non è caratterizzata da semplice passività. E questo perché accoglie attivamente in sé tutto quello che viene sentito. Ora, quest'anima che è in grado di sentire sia le proprie sensazioni, sia se stessa, come una sorta di unità soggettiva a cui queste sensazioni afferiscono, viene chiamata da Hegel l'anima del sentimento. Si tratta cioè di quel grado di sviluppo dell'anima che Hegel definisce un pozzo privo di determinazioni, nel quale tutto è conservato senza esistere. Cioè un fondo che è oscuro, nel senso che le determinazioni dello spirito, a cui cito Hegel, non si sviluppano in contenuto cosciente e intellettivo. Quindi l'anima del sentimento non è ancora una coscienza, come dicevo anche prima, che si percepisce come distinta da un mondo esterno. Tuttavia, poiché l'anima conserva in sé tutto quello che viene sentito, rappresenta appunto quello che potremmo definire il germe dell'umano. E in questo senso l'anima trattata all'inizio dell'antropologia è già anima umana. Un altro aspetto importantissimo che è stato messo in luce dalla professoressa è che l'espediente espositivo dell'anticipazione, che è usatissimo da Hegel proprio all'interno dell'antropologia, è indispensabile per gettare un po' di luce su questa regione che altrimenti resterebbe oscura. Cioè l'anticipazione offre una importantissima chiave di lettura al testo hegeliano. Ma che cosa si tratta? Nelle lezioni sulla filosofia dello spirito soggettivo del 25, Hegel spiega che ciò di cui tratta l'antropologia sono, e qui cito, le differenze del naturale, dell'età, delle razze, ma se si vuole parlarne, spiegarsi, conoscerle, allora si deve sempre presupporre l'uomo concreto, la coscienza sviluppata.
Nell'antropologia però non si ha ancora lo spirito, ma solo determinazioni immediate. Così è possibile parlarne solo adducendo il concreto. Si deve anticipare lo spirituale dell'uomo. Parleremo di sonnambulismo, della follia, ma si può farlo solo avendo di fronte a sé l'uomo cosciente. In questa trattazione, cioè quella antropologica, dobbiamo anticipare lo spirito sviluppato e formato. Quindi, dice Hegel, per concorrere appunto all'occorrere concreto, cioè empirico dei vari fenomeni della vita mentale, noi dobbiamo anticipare tutta una serie di contenuti e di attività mentali che sono caratteristici di una forma di soggettività più sviluppata rispetto a quella che viene trattata nell'antropologia e che vengono appunto trattati nei livelli sistematici seguenti. E, come ho accennato prima, Hegel ricorre più volte all'esperienza dell'anticipazione, e, tra cui per esempio quando discute delle sensazioni interne. Cioè mi dice che se vogliamo fare delle affermazioni sul contenuto delle sensazioni, ma anche sulla loro natura intenzionale o sul loro portato oggettivo, dobbiamo fare riferimento a una soggettività pienamente sviluppata, che non è sicuramente quella trattata nell'antropologia. E questo è il motivo per cui queste stesse sensazioni interne vengono poi riconcettualizzate da Hegel all'interno della psicologia, nel paragrafo dedicato al sentimento pratico, e considerate appunto, per così dire, all'opera all'interno di una soggettività pienamente compiuta. Ora, quando Hegel ricorre all'anticipazione, sembra suggerire che le varie attività dell'anima, tra cui appunto le sensazioni, non siano in qualche modo autosufficienti rispetto a quelle che vengono trattate dopo nello sviluppo sistematico, ma vadano appunto concepite come permeate da esse e soprattutto dal pensiero. E in questo senso il pensiero, che viene poi trattato nella psicologia, non è per Hegel una facoltà che sta semplicemente accanto alle altre facoltà, ma è quella facoltà che, per così dire, che permeandole rende tutte le altre facoltà autenticamente umane. Questo per dire che secondo Hegel le funzioni animiche che vengono trattate nell'antropologia devono essere comprese all'interno dello spettro complessivo delle attività spirituali del soggetto umano, perché le attività mentali descritte nella psicologia in un qualche modo retroagiscono su quelle trattate a livello antropologico. In questo senso la vera natura delle sensazioni presentate a livello antropologico si chiarisce solo se si guarda alle attività mentali presentate nella psicologia. Similmente, come è noto, anche la trattazione della malattia mentale, trattata proprio all'interno della sottosezione dell'antropologia dedicata all'anima del sentimento, è strettamente connessa a una forma di soggettività pienamente sviluppata. Perché appunto l'anima, in questo caso l'anima del sentimento, per come è trattata a livello antropologico, è una forma di soggettività ancora inadeguata a cogliere quello che questi esempi mostrano a livello empirico. E questo vuol dire che noi non possiamo concepire il malato psichico come una sorta di realizzazione concreta dell'anima del sentimento, cioè una forma di soggettività priva di razionalità, pensiero e cognizione. Quindi, poiché appunto nell'antropologia non sono ancora stati trattati questi aspetti, possiamo appunto portare degli esempi concreti di malattia psichica solo anticipando quel soggetto intellettualmente sviluppato che viene trattato nella psicologia. E, per concludere, io vorrei farle una domanda, professoressa, alla luce di quello che ho cercato di ricostruire, sperando così di sollecitare anche un eventuale dibattito. E cioè, nelle pagine antropologiche mi sembra che Hegel stia tratteggiando una forma di soggettività che è inadeguata a esprimere un'individualità pienamente sviluppata, è ancora parziale. E il soggetto compiuto è quello trattato spirituale, quello trattato nella psicologia. Ora, se questa lettura è corretta, le sembra che possa entrare in un qualche modo in contraddizione con un'interpretazione della dimensione animica tratteggiata nell'antropologia come a una sorta di dimensione inconscia del soggetto nel quale appunto il malato, per così dire, sprofonderebbe? O le sembra che queste due prospettive possano essere in qualche modo conciliabili tra loro? La ringrazio.
Benissimo, grazie mille per la discussione. E direi che come al solito abbiamo consueti 10-15 minuti, siamo un pochino in anticipo per le domande sia dal pubblico che da Zoom, e quindi innanzitutto qui dal pubblico, poi anche da Zoom chi vuole può intervenire. Intanto ho visto la professoressa, certo, sfigura, non è? E la professoressa Chella, se vuole avvicinarsi, prego. Aspetti che serve il microfono. Grazie, assolutamente se lo permette. Grazie. Bene, ringrazio molto Rossella per questa sua relazione, anche voi. Nella discussione sono stati posti già alcuni punti. Io invece volevo sollecitarti in termini più di un'attualizzazione della discussione che tu hai presentato in maniera così articolata in Hegel, cioè il rapporto della soggettività rispetto alla propria corporeità, che è stato ripreso, discusso da Butler, da Malamud, una relazione che è stata considerata di autoaffezione o eteroaffezione, cioè come viene considerato il corpo ai fini della soggettivazione del soggetto. E questo è un aspetto molto interessante perché, come sappiamo, nella discussione del femminismo contemporaneo, a parte diciamo la discussione portata da Butler, c'è tutta la tradizione del materialismo femminista che recupera questa dimensione del corporeo non soltanto come simbolico, ma anche nella sua materialità. Allora, se a partire da Hegel, nella tua lettura, quindi insomma ti chiedo un'opinione tua personale, sei sulla linea di un orizzonte simbolico della corporeità o materiale, e in che termini secondo te Hegel può essere ripreso? Grazie. Grazie per la relazione. La mia non so se è proprio una domanda, ma forse una richiesta di sviluppare ulteriormente un punto che mi sembrava interessante di quel passo che anche a me ha sempre colpito molto sulla periferia indefinita, cioè ulteriori conseguenze. Mi chiedevo come questa questione della periferia indefinita, estraendola dalle questioni storiche, la moda, eccetera, come si rapporti a quell'altro movimento che nella relazione emergeva tra integrazione e dispersione, no? Perché effettivamente c'è tutta una dinamica che nell'antropologia, senza la quale tra l'altro non si spiega neanche il rapporto per esempio tra abitudine e follia, che ha a che fare con una dinamica integrativa e o di centralizzazione, no? E una dinamica dispersiva, no? E questo mi fa anche venire in mente che una questione che affiorava stamattina, quella anche del rapporto tra animale e umano, è che tende in alcuni punti a pensare più che in termini di differenza qualitativa essenziale, in termini di livelli di integrazione, no? Per esempio, gli animali hanno delle abitudini, ma non sono integrate, e il punto centrale è l'integrazione, e quindi in questo senso noi abbiamo ovviamente un certo tipo di dinamica che tende all'integrazione. Quindi, ecco, volevo magari chiedere una riflessione, perché mi sembra che questo aspetto dell'integrazione e dispersione abbia a che fare con questo sfondo della periferia indefinita, in parte a che fare con l'inconscio animale, cognitivo, in parte ha a che fare con un certo grado di indeterminazione dell'esperienza che fa in un certo senso di Hegel non sempre il filosofo del determinato. Sì, grazie innanzitutto a Rossella per la relazione, a Caterina per la discussione.
Io non ho propriamente una domanda, ma come dire, vorrei provare a sfruttare la capacità che ha Rossella di muoversi in modo trasversale su temi anche diversi, per provare a buttare sul piatto la questione dell'uso anche metaforico, analogico, della corporeità, no? Proprio della nozione di corpo. Stamattina lo richiamava Giorgio Erle all'inizio della Vorlesung del 19 sulla filosofia della natura, Hegel parla di natura come Verkörper der Vernunft, ma poi a livello di spirito oggettivo questa metafora ricorre ancora, no? E, per esempio, quando parla del regno animale dello spirito e il corpo politico, cioè sembra essere una metafora che in qualche modo consente forse di creare una serie di nodi tra ambiti che apparentemente invece risultano totalmente separati l'uno dall'altro. Però non so se è solo una mera suggestione o se può avere qualche elemento di prova. Ecco questo. Grazie. Tanto può rispondere alle domande sempre. Dice che il rapporto tra antropologia e psicologia o tra anima, non ho sentito bene. Perché... Dovrebbe essere un po' più vicino, perché non c'è più tempo. Allora cerco. Mi sento accerchiata. Sì. Allora, cerco di rispondere appunto. La prima risposta la devo a Caterina, solo perché appunto ha avuto la pazienza di leggere una versione molto rapsodica del mio intervento, ma anche perché appunto, diciamo così, l'ha integrata con alcuni punti che forse io ho lasciato sullo sfondo. Credo che il problema del rapporto tra antropologia e psicologia, io vedo, leggo Hegel, forse tra un po' non lo leggerò più perché sono diventata troppo anziana, non ce la farò più, ma sempre come un movimento circolare che si avvita, per cui il problema è che se è vero che la psicologia rende visibile l'inconscio, la zona dell'opacità dell'anima, è d'altra parte anche vero che si riempie attraverso questo elemento, ed è anche vero che ciò che viene consolidato, Hegel quando parla di spirito non parla più né di spirito, no, scusate, né di anima, né di coscienza, né individualità. Quando parla di spirito nella psicologia parla di un cantianamento di questo territorio intersoggettivo, dinamico, in cui, per così dire, tutto ciò che è stato messo in comune, che si è affermato nell'essere in comune, nel linguaggio, nelle abitudini, nei modi di rapportarsi, di vivere, anche di sentire o aderire alla legge, la stessa libertà ha acquisito un significato, perché come dice Hegel nella filosofia dello spirito, nelle lezioni 27-28, che diciamo preludono a quei capitoli aggiuntivi che mette l'ultima edizione, non c'è libertà, non possiamo parlare di libertà se non è una libertà di tutti e di ciascuno. Quindi io vedo che questi elementi, è chiaro che la cosa più difficile, quella che chiama il sublime, quello che è più difficile, perché ovviamente anche l'inconscio, chi ha fatto psicanalisi lo sa, che il dialogo con lo psicanalista porta fuori ciò che c'è, ma che rimane indicibile, che rimane invisibile, è, direbbe Hegel, ancora ingovernabile e ingovernato. Quindi per me questa articolazione, non so se sono riuscita a rispondere, rimane sempre su una circolarità che torna su se stessa, tant'è vero che in fondo anche il modo di vedere l'inconscio, il genos, Hegel sempre nelle lezioni fa una differenza, dice c'è un elemento invisibile, irrazionale. Hegel dice anche, ma perché non mettere questo elemento irrazionale e fare come ha fatto Platone, che l'ha messo in parti del corpo, se questo elemento, diciamo così, irrazionale è ciò che appunto noi leggiamo attraverso quella che è la consapevolezza che abbiamo. E tra l'altro quello che è importante è che la consapevolezza
proprio perché la sfera spirituale, se noi viviamo un'epoca di patologia, come vive il, come lui pensa che sia la sua epoca, in realtà anche questo, questa circolarità corre il rischio di essere sempre interrotta. Non è un caso che legge Pinelli, non è un caso che Pinelli alla San Pietro, c'è un sacco di pazienti che hanno fatto la rivoluzione, e credo che le pagine sulla rivoluzione francese della cronologia dello spirito, come dire, indicano una forma di disorientamento. Che dignità, che valore ha la vita umana a partire da un disagio? È chiaro che dire possiamo essere liberi se tutti sono liberi, se tutti e ciascuno, se noi viviamo in un mondo di tirannia, di dittatura, di disumanizzazione, la patologia si sposterà semplicemente a un livello individuale, personale, medio, a un livello collettivo. Grazie. No, grazie. Allora, Stefania mi pone una domanda molto difficile in realtà, anche perché è una cosa sulla quale, diciamo, ho riflettuto, ho lavorato da tempo, anche perché poi in fondo anche la stessa posizione della Butler cambia. E io vorrei risponderti, per rapidità, così come, Bourdieu, come dire, mette sotto critica le posizioni della Butler, non ha letto ovviamente le ultime cose. Sostanzialmente, appunto, una cattiva valutazione del tema della corporeità, nel senso appunto un significato simbolico, però, come dire, un significato simbolico soltanto coscienziale che la Butler mette, sia in termini di sottomissione, passività, sia in termini di attività. E progressivamente, come dire, questo elemento la Butler lo mette in discussione proprio perché mette in discussione l'articolazione dell'universo simbolico, che appunto il problema è non ribellarsi alla attivamente alla passività, ma capire quanto la passività è già condizionata e quanto condizioni l'attività. E poi, questa è la storia della Butler, ma la storia delle donne che hanno vissuto più o meno la stessa epoca, che abbiamo trascurato, abbiamo appunto, come dire, non trascurato colpevolmente e coscientemente, ma abbiamo in qualche modo pensato di poter rovesciare qualcosa che, direbbe Hegel, anche in quello che sentiamo, mantiene un livello di ricordo che è fortemente inciso appunto sul nostro corpo e non rimane, per così dire, soltanto affidato alla lotta politica, se no appunto ci spiegheremo tante cose perché anche il marxismo non è riuscito, non so se sono riuscita. Per quanto riguarda Italo, allora la periferia la chiamo infinita, non indefinita, nel senso che l'indeterminazione è in qualche modo ciò che appartiene alla, come dire, al corpo spiritualizzato, allo spirito incarnato. Però nel momento stesso in cui usa la, come dire, il termine monade, è chiaro che la monade si rafforza quanto più riesce a reggere e incorporare la periferia, quanto meno la periferia si disperde. Per questo, per me, Hegel usa, come dire, gioca molto su questo tema del confine e del limite. È chiaro che il folle, non a caso, l'ultimo grado della follia per Hegel è l'idiotismo, cioè è irrecuperabile, perché sostanzialmente ha, come dire, si è reso completamente sordo anche a un discorso di recupero della salute fisica. Non so se sono riuscita a dire. Quindi la follia in realtà non è, è distrazione, spostatezza, ma perché si chiude in una sorta di soliloquio. Hegel così legge la follia. Probabilmente ha presente l'amico Hegel, è possibile, non lo so. Però la vede come una forma, e lui la vive così nella lettera che scrive quando dice che teme di essere precipitato, appunto sprofondato in questa magia dello spirito, cioè essere stato risucchiato, appunto non essere in grado di districarsi da questa simbiosi, da questa simpatia, potremmo dire, che della regione tellurica e terrestre, da cui noi emergiamo
diversamente, con una strategia diversa dall'animale. Ed è proprio appunto questo spostamento, questa capacità del corpo, ci vuole una grossa capacità anche del respiro dell'anima per poter, come dire, metabolizzare un passato che non passa, per poter, come dire, elaborare un inconscio attraverso il quale noi sentiamo anche il nostro corpo. Che non, l'inconscio per me non vuol dire, non so se qualcuno di voi ha mai sofferto di disturbi psicosomatici, però è anche il corpo che reagisce, che non è la collera, non è il rossore, ma è molto di più. Perché probabilmente, forse Hegel, diciamo, ancora non lo sa, ma l'organismo, già l'organismo intelligente, questo lo capisce, ma ha una sua intelligenza che interagisce sulla base non semplicemente delle risposte, perché questa è la peculiarità dell'anima, reagisce con un sovrappiù, con un'eccedenza, la vogliamo chiamare così, e quindi, come dire, questa eccedenza è la forza che permette di definire un confine, quello che viene chiamato anche immunizzazione, secondo i termini più, come dire, più moderni, ma anche quello che potremmo dire lo espone a una nevrosi continua. Non so se ha un'eccitazione nervosa continua. Non so se sono riuscita a rispondere in questo breve tempo, non lo capisco perché la mascherina rende ancora più enigmatica l'espressione. Allora, l'uso metaforico. Luca lo sa che io con le metafore ci vado a braccetto. Allora, io credo che, come dire, per Hegel, sì, forse è una sottovalutazione del corpo, però io credo che per Hegel il corpo è in qualche modo un così come la monade, cioè chiamare appunto questa regione, ecco mi spiego meglio, come monade, in realtà la monade della periferia infinita è un po', come dire, usare una metafora per dire qualche cosa che segna un passaggio, rende un passaggio visibile, ma che non è spiegabile. Mi rifaccio a quello che dice Ippolita a proposito della negazione. La lotta servo padrone. La lotta servo padrone sostanzialmente, che cos'è? Un momento storico? È l'uso di una metafora, di un'immagine mitica per spiegare ciò che noi possiamo constatare sapendo che c'è un prima e che c'è un dopo, senza neanche pensare fuori natura e dentro natura, ma che, per così dire, mette in luce qualcosa, un cambio di strategia. Ecco, come dire, quando appunto Hegel dice noi moderni, quando pensiamo all'invisibile, che questo l'avevo perso questo filo che volevo, all'invisibile che condiziona in maniera non del tutto razionalizzabile, oggettivabile, neanche per la scienza, quello che, per così dire, ci intesse di comune. Non possiamo più usare daimon, dice Hegel, ma dobbiamo usare genos, perché in realtà è come se noi ci fossimo in qualche modo appropriati di questa continuità, in quel processo che tutto sommato può essere anticipato, ma sarebbe difficile dargli torto, sia alla luce di quello che dice Butler, per questo ho richiamato, cioè Hegel in qualche modo, diciamo così, nel momento stesso in cui rende naturalizzato la divisione dei sessi e quindi la divisione dei generi, perché guardate che nelle lezioni l'enciclopedia non ha questo coraggio, ma usa gli stessi esempi di Aristotele. E visto che dice continuamente che le scienze sono andate avanti, che Aristotele va bene, ma noi li dobbiamo arricchire, è perlomeno paradossale che questo mondo rimanga, non perché scemo, perché evidentemente, per così dire, è questo quello che restituisce la scienza del tempo. Però nel momento in cui parla di universo simbolico, in realtà ci offre, non vorrei fare, diciamo, la nicciana del caso, la possibilità, il grimaldello, per capire quanto l'universo simbolico, per così dire, premi in qualche modo e riconosca il coraggio maschile, il lavoro nel senso della manualità della produzione. Per questo per me, diciamo, io preferisco leggerlo come metafora e non solo attraverso la... Per questo dico che l'anticipazione è strabica, perché non riesce mai a risolvere totalmente
potremmo dire, quello attraverso cui, cioè, a cui Hegel arriva. Pensate soltanto a quanto usa la letteratura nella fenomenologia dello spirito. Perché? Per, come dire, dare corpo e dare immagine all'uomo moderno, alla individualità disgregata, usa il nipote di Rameau. Perché in altri punti usa Don Chisciotte? Perché usa ma anche nell'enciclopedia? Perché in fondo, come dire, questa non pretesa di verità, questa capacità, se vogliamo dire, dal punto di vista di Hegel, di rispettare ciò che non si è reso ancora visibile, se non vogliamo chiamarlo l'invisibile, offre alla letteratura, potremmo dire, la possibilità di dare elementi di riflessione ulteriore. Non so se ho risposto a tutte le domande. Ah, sì, sì. Ah. Questo lascio a lei. Sì. Allora, sì, se Giulia mi aiuta, abbiamo una domanda da Zoom dal professor Ruocco. Chi? Professor Ruocco. Salve. Ecco. No, volevo fare, in realtà, soprattutto volevo ringraziare la professoressa Bonito-Liva e poi volevo fare un'osservazione, appunto, un'osservazione. Non conoscevo la bellissima citazione di De Martino nella lettera Forse non spedita a Croce, però la trovo però è molto singolare, perché De Martino usa diciamo l'antropologia hegeliana come un argomento contro lo storicismo crociano, in qualche modo, considerando Hegel il filosofo storicista per eccellenza, e quindi usando come un'arma il fatto che anche lo storicista Hegel poi è aperto a queste a questa dimensione tellurica del, diciamo, appunto, della vita. In realtà io credo che il problema è che lo storicismo di Hegel è sempre anche, tra virgolette, un naturalismo, ed ecco perché Hegel può conciliare, l'attenzione alla storia con quella all'aspetto tellurico, perché in realtà la storia in Hegel è sempre anche natura, e l'anima e la storia in Hegel è sempre professore. Anche natura. Scusi. No, scusi se la interrompo, abbiamo qualche difficoltà con l'audio. Se puoi ripetere parlando, diciamo, più chiaramente e con lentezza, perché altrimenti non riusciamo bene a capire proprio quello che sta dicendo. Adesso riuscite a sentire? Sì, ecco, sì, se mantiene un tono, diciamo, piano e lentamente, grazie. Allora, sì, scusatemi. Dunque, volevo ringraziare la professoressa Bonito-Liva per il suo intervento, e mi colpiva in particolare la citazione di De Martino, che non conoscevo, e mi colpisce molto che De Martino usi praticamente il riferimento all'antropologia hegeliana come in qualche modo un'arma contro lo storicismo crociano, considerando Hegel, presupponendo in Hegel il filosofo dello storicismo per antonomasia, e quindi potendo dire a Croce in realtà anche lo storicista Hegel è aperto a questi elementi appunto naturali dello spirito. Però in realtà, ed è poi questo che fondamentalmente sfuggiva allo storicismo crociano, in realtà bisognerebbe sempre ricordare come in Hegel la dimensione della storia è sempre anche una dimensione naturale, cioè la storia è natura, la storia è natura perché è spirito oggettivo, e quindi nella storia c'è sempre il problema della storia, è proprio quello di la storia è sempre anche natura, la storia è sempre anche natura. Anzi, la storia è un processo di denaturalizzazione progressiva, perché è sempre natura. Ma se la storia è sempre natura, se nella storia c'è sempre un elemento naturale, e questo è l'altro aspetto del fatto per cui la natura, d'altra parte, è totalità solamente come anima. Cioè l'antropologia, come giustamente faceva notare la professoressa Bonito-Liva, è la cerniera fra la natura e lo spirito, perché in realtà è la totalità della natura. Che la natura non può mai essere totalizzata in se stessa, perché è esteriorità non rispetto ad altro, ma rispetto a se stessa, e quindi la natura è totalità solamente come anima, cioè totalità solamente come spirito. Ecco perché Hegel può intersecare, può intrecciare, può unire in maniera così forte la natura e lo spirito, perché lui può dire che non c'è da una parte la natura e dall'altra lo spirito, ma la natura è totalità, quindi paradossalmente la natura è propriamente se stessa solo come spirito, perché la natura non è mai totale, essendo altra da se stessa, nel momento in cui diventa se stessa non è più natura, essendo essa in quanto natura altra da se in se stessa,
nel momento in cui diventa totalità, non è più natura, ma è anima, e quindi l'anima è la totalità della natura. Questa poi è la grossa differenza fra Hegel e Schelling. Ecco perché in Hegel non c'è un'anima del mondo, perché è l'anima a essere... il mondo non è mai totale, diventa totalità nel momento in cui diventa anima, perché la natura non è mai totalizzata in se stessa. La totalità della natura è l'anima, e quindi è lo spirito, che proprio per questo è, in modo così inestricabile spirito e natura, perché la natura è totalità in quanto anima, perché non può essere totalità di se stessa in quanto natura, perché la verità della natura è lo spirito, ma questo significa che lo spirito è la totalità della natura, e per questo nell'antropologia c'è questa strettissima unione tra spirito e natura. E d'altra parte, quindi, due aspetti, da una parte la natura è totalità solamente in quanto spirito e quindi in quanto anima, dall'altra, fino all'ultimo suo stadio, lo spirito sarà sempre anche natura. È natura l'anima, e peraltro giustamente la professoressa Oliva legava il carattere antropologico dell'anima al problema del riconoscimento, assolutamente, ma di questo parleremo nel pomeriggio, e assolutamente la lotta per il riconoscimento è molto vicina, peraltro, ma lo vedremo, è spirito soggettivo e non spirito oggettivo, ed è molto vicina all'antropologia, ma è natura anche lo spirito oggettivo. E natura anche la storia universale, cioè lo storicismo di Hegel è sempre anche un naturalismo. Lo storicismo, la storia in Hegel è sempre anche natura. La storia in Hegel è sempre anche natura. Perché da una parte la natura è totalità solamente come spirito, dall'altra lo spirito è, questo è per chiudere, da una parte in Hegel la totalità è la natura è totalità solamente come spirito, dall'altra lo spirito è veramente se stesso solo quando ha bruciato ogni residuo di naturalità, ma questo può avvenire solamente nell'ultimissima tappa, cioè nello spirito assoluto, e questo significa che tutte le tappe precedenti sono ancora natura. Ecco. La interrompo perché abbiamo qualche problema di collegamento, penso che il punto sia chiaro, se la professoressa vuole rispondere, poi se no sforiamo troppo i tempi. Sì, chiedo scusa per la lunghezza dell'intervento. No, si figuri, chiedo scusa io perché il collegamento non permette una comunicazione molto semplice. Comunque la ringrazio molto per la domanda e prego. Sì. No, io più che rispondere, devo soltanto ringraziare per le integrazioni ai miei ragionamenti. Non ho, non capito, quello già sarebbe più difficile, ma non ho sentito bene tutta l'articolazione del discorso, però appunto mi sembra talmente coerente, talmente compatto che non avrei veramente niente da aggiungere, solo da ringraziare. Io il ringraziamento è prima di tutto mio in realtà, anzi è soprattutto mio, l'intervento è stato di gran... Benissimo, allora... Allora, ecco, direi che siamo pronti, l'una e cinque, ci rivediamo alle 15:30 per la sessione pomeridiana. Grazie a tutti, arrivederci a dopo.